Ragazzi, 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 questa sera no Puttiferio, questa sera una puntata di Free Playing di classe, non come l'altra volta. Oggi è martedì, si torna alla vecchia data, 29 ottobre 2013, puntata numero 65 di Free Playing, il podcast sui videogiochi e dintorni, che va in diretta. Siamo già in diretta, perché se volete seguirci su www.freeplaying.it, trovate la chat, trovate il YouTube, trovate tutto il necessario per raggiungerci. Trovate già, sentite dei rumori che stanno a presagire qualche cosa. Allora, ospiti di questa puntata ci sono Bruno Barbera, che non è ospite, va bene. Ciao, grazie di avermi invitato, ciao. Scusa, ho sbagliato. Mirko Perfeserici, the big comic maker. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Fabio De Felice, lo scrittore silenzioso. Sì. Pensavo una presentazione The Big. Fabio De Felice, il grande scrittore, il prodotto, comprate il prodotto della Frida Bianca. Grazie, ciao, arrivederci. Arrivederci. E poi abbiamo due ospiti, perché io e Bruno non avevamo né i soldi né la creanza di arrivare alla Games Week, e quindi ci serve qualcuno che ci riporti i fatti e le cose, i gossip dietro la Games Week. Ma l'ottimo Aurone Maglione ci pacca un'ora prima di registrare. Per fortuna avevamo già invitato questi due grandi ospiti, due grandi realtà dell'informazione videoludica italiana, e abbiamo in ordine. È frusciante questa limitazione, porca miseria, no, magari. Stefano D'Arrigo da IGN. Ho salvato Santicchi. Esatto, già fa un preludio della puntata. E poi Simone Pizzi, direttamente dell'ideologia videoludica, IPN, non lo so, la mafia ormai è... Ciao, l'uomo... Volevo precisare che io sono stato avvisato un quarto d'ora prima, quindi non è vero, non è vero, te l'avevo scritto. Infatti, ti ho scritto oggi pomeriggio. Guarda, ci abbiamo un buco. No, ci deve essere anche Aurelio, ci deve essere anche il nostro Peppone Sasone, ma ci preferisce altre robe, altri podcast, e quindi lo salutiamo da... capisci? Un abbraccio, tanto tornerà il caro Peppe, tornerà. Bene, siamo arrivati. Allora, qui c'è un evento in Italia, anzi, almeno due eventi, ma forse anche tre, che potrebbero oscurare la Games Week. Non diciamo che c'è una nefasta mancanza anche stasera. Ah, giusto, sì, perché dovete sapere che i biscotti e la cheesecake a un certo punto scadono, ma quando non guardi e continui a mangiare senza preoccuparti, ti ritrovi come Davide, che ci ha scritto anche lui poco fa, che non se la sente tanto. Le sue parole sono: ho il mal di testa e la nausea e non mi è neanche venuto il ciclo. Quindi un saluto a Davide in quel di Londra, che probabilmente starà decomponendo il suo stomaco, si starà decomponendo a forza di la pioggia di mattoni sul nebraso. Esattamente, di cheesecake, cioè stiamo tutti per diventare zii. Ma chissà chi ha contribuito a... Io voglio conoscerlo, perché non lo mandi, che il nostro Davide non si può mandare così alla mercé di chiunque. Che dici, Bruno? Sei preoccupato? Secondo me Davide è il tipico caso da anni 80, che lui, se vedete tutte le sue foto, c'ha sempre gli occhiali. Si vede che a un certo punto sarà arrivato il punto che tipo si è tolto gli occhiali e lì il fascino sarà stato... Tu dici come i film. Esatto, il film che c'è, poi ti togli gli occhiali e quindi si incinta lui. Sarà una cosa isterica, sai, quando una grande isterica. In realtà si è tolto il casco e si è aperta la testa. Comunque grande Davide, ripigliati, che ci manchi, a me manca tanto Davide, quindi mi raccomando. Ci mancano i tuoi rumori, che permetteranno questa volta un editing leggermente più veloce della solita settimana che usiamo per eliminare chirurgicamente ogni rumore di patatina
e puzze e varie fraudolenze che poi accogliamo sempre a lui, magari non è manco colpa sua, però ormai dietro al capro espiatorio di Free Playing, podcast di videogiochi e dintorni. Dicevo, ci sono almeno tre eventi che sono più importanti della Games Week. Da quale vogliamo partire, Bruno? Io partirei dalla natalità che si festeggiava questa settimana, che dici? Cioè? Facciamo gli auguri a The Big Comic Maker, the most, the biggest. Auguri, auguri a Mirko Pierfelici. Grazie, auguri. Troppo gentile. Mirko nel frattempo se n'era andato. No, no, mi sento in imbarazzo, però grazie di cuore a tutti. Sì, quanti troppo... sono? Sono 31. Si può dire? Sì, sì. Beata te. Altro auguri, io intanto Simone nemmeno... più avanti ci sei arrivato, io non si sa, sì, hai già ragione pure tu. Non mi sento di smentirti, purtroppo. Dici talarone? No, dicevo auguri, non sono riuscito a fargli di prima perché ero in mezzo alla fiera, ma non ci sono. In mezzo ai bambozzi, certo, che volevano provare Oculus. Ma tu invece prontamente li hai, ma li hai bloccati. Esatto. Allora raccontaci, Stefano. Se volete vi racconto la mia esperienza da un minuto e mezzo con Oculus. Vabbè, un minuto e mezzo tutti. Un minuto... Sì, però voglio dire, io esponevo eppure non sono andato oltre a quello. Ah, perché ce l'avevate proprio lì a... avevamo allo stand. Sì, infatti a IGN abbiamo provato. No, ma scusa, ma io ero rimasto che c'erano tre eventi più importanti, uno era questo e gli altri due. Esatto, uno era questo, e adesso io mi sono, mentre parlavano mi sono confuso, uno era la Games Week, no, più della Games Week, aspetta, perché sto facendo, io sulla scaletta ce li ho messi gli altri... Lui si era segnata questa battuta da No! Sì, me l'ho segnato benissimo, almeno tre eventi, e un altro è che sempre Talarico ha salvato... Sono arrivato dove nessuno era mai arrivato prima. Cioè, e tra l'altro possiamo dire anche che sarà, probabilmente l'avremo ospite, ma non stiamo a dire quando, ma probabilmente sarà ospitissimo, graditissimo di Free Playing, Talarico è riuscito a raggiungere Santicchia. Vai Talarico, il grande SS, salviamo Santicchia. Ho salvato Santicchia, esatto, dalle grinfie dei suoi colleghi di multiplayer e del nuovo layout di multiplayer.it. Sì, però la minaccia spiegaci un po' l'incontro. Spiegaci un po' l'incontro. Io me lo immagino tipo dinner date in prima persona. Tu che ti avvicini, che ti guardi intorno, dici, ma chissà cosa mi dirà. No, assolutamente. Sono andato in giro a sabotare gli altri stand con i volantini di IGN. E siccome l'ho visto che si aggirava disperato per lo stand di multiplayer, sono andato e ho detto. Ciao, sono del movimento Salviamo Santicchia, sono venuto a salvarti da questa disperazione. Lui non sapeva come reagire, però era visibilmente contento. Faceva no con la testa, ma sì con gli occhi, diciamo. Esatto, sono arrivato a porre fine alle tue sofferenze senza ucciderti, caro Santicchia. Perché poi, tra l'altro, nelle pagine del nostro forum di freeplaying.it c'è una foto che ritrae l'evento dove di lontano c'è la faccia È con Femto. Ah, ok, quella di Femto, dove di lontano c'è la faccia di Fucito che controlla, come dire, cosa gli stanno facendo o cosa sta facendo lui a loro. Mo non so la faccia, quali dei due messaggi. In realtà sta dicendo me lo stanno portando via. Esatto, come il loro punchball preferito. Bastardi, ma noi non ci fermiamo qui. E quindi tu, ma dici, gli avevo spiegato perché si è iscritto al forum, ragazzi. Sì, e noi non ci credevamo. Dici, sì, perché gli ho detto, non so se sei al corrente, ma esiste il movimento Salvemo Santicchia, perché non puoi rimanere vessato dai tuoi colleghi. Lui gli si sono illuminati gli occhi, mi ha detto, no, dimmi dove posso iscrivermi, dove posso salvarmi. Esatto. Esattamente. E così gli ho illustrato il magico mondo di Free Playing. E quindi lui è arrivato, scusa. Ecco, il resto ve lo lasciamo, è roba privata tra voi due, quindi non vorremmo mai
Sì. Però... E poi dopo questo sono andato allo stand di... Sei andato a Spazio Games, hai trovato Fares che faceva Games, e la gli ho mollato dei volantini di IGN come se fossero bombe a mano. E loro? Assolutamente non se ne sono accorti. Se ne sono accorti quando la bomba è già esplosa. Fai la guerra silenziosa come D'Alema. Assolutamente. Comunque, bene, questo io, è il secondo. Scusate, volevo solo dire: diamo a Cesare quel che è di Cesare. È vero che Talarico, cioè, ha fatto confidenza, però il primo, il pioniere, quello che ha rotto il ghiaccio è stato Femto. Quindi salutiamo Femto. Ma a nostra discolpa, possiamo dire che Femto non si è neanche presentato come Femto. Ho indagato. E quindi praticamente era un perfetto sconosciuto che è arrivato e gli ha fatto cenno con la foto, perché dice non riuscivo neanche a parlare. E quindi hanno fatto una foto perché c'era Fuscito da dietro che controllava, quindi non si poteva scoprire. Esatto, tanto. Che lo conosce ormai, a Femto 88. Oh, ma in tutto questo nessuna delle dichiarazioni del padrone di multiplayer? No. Ma infatti, ma lo vogliamo buttare dentro, che ne so se è connesso. Vai, continua che provo a vedere se è disponibile. Okay, comunque, diciamo il terzo evento che adesso me lo sono ricordato. Ragazzi, oggi, 29 ottobre 2013, Free Playing è al numero uno dei top episodi podcast su iTunes. Ecco l'evento. Ecco l'eventone. Non ci spieghiamo come, perché teoricamente noi dovremmo avere il numero di download, però Free Playing contro la mafia, Free Playing al primo posto, sempre. E quindi questo è il terzo evento che sicuramente ha più rilevanza della Games Week, per quello che mi riguarda. Però, diciamo che c'è stata questa cosa che si è svolta nei pressi di Milano, dove c'era un sacco di gente. Io devo dire, mi è pianto il cuore. Quando ho cominciato a vedere la gente che partiva, c'erano tipo le foto... Fiocco! Quando ho cominciato a vedere... è un segnale per quando il microfono non funziona molto bene. E di quando vedevo le foto appunto del nostro Pizzi che si avventurava insieme a ma non c'è Marco, no, se no avrebbe risposto se c'era Marco pure stasera con te. E quando ho visto la foto di loro che andavano sul treno, ho pianto un po' dentro, e ancora di più quando ho visto le foto di Talarico, di tutti i nostri amicicissimi che stavano su e che io invece non ho potuto conoscere, un po' per un motivo o un po' per l'altro. Quindi a Milano si è tenuta questa fiera dove ci stavano dei videogiochi, ci stavano delle persone che scrivevano dei videogiochi, e ci stava anche il pubblico consumer, che è poi una cosa che succede pure a Colonia, no? Quindi non è una roba... siamo abbastanza in linea, no? Sì, però troppo non sono mai stato a Colonia, ma a Milano c'era veramente la frotta di gente consumer, ce n'era quasi fin troppa, come dice il buon Federico, sulle pagine patinatissime di The Shelf Network. Ah, perfetto. Sì, tra l'altro l'articolo l'abbiamo messo in scaletta così poi da commentarlo, ma intanto vi lascerei un po' briglia sciolta, un po' no a te a Pizzi che c'eravate. Cominciamo con una cosa in generale, che ci dite? Simone, tu che sei pure un po' più grande, che insomma l'hai viste, magari sei andato allo SMAU, magari sei fatto qualche giro ai tempi, tu sei sempre uno che è girato da quello che so. Sì, un po' sì. No, vabbè, noi in realtà siamo andati là per un motivo preciso, a noi, tant'è che noi infatti abbiamo visto, il nostro ingresso l'abbiamo fatto venerdì, mentre tutti gli altri sono arrivati sabato e domenica. Io per questo motivo non ho praticamente incontrato quasi nessuno. Di tutte le persone, la partita intelligente. No, più che altro perché mi avrebbe fatto piacere magari incontrare tante persone che mi ero segnato di incontrare, ma avrebbe fatto piacere. Cioè, sai la lista dei Kill Bill. Sì, esatto, andavo lì con le pistole, tu pum pum pum. Però in realtà per noi, vabbè, l'obiettivo era Bushnell, perché volevamo ottenere... Passa, come sei anziano, bro. Vabbè, noi ovviamente l'archeologia videoludica, quello ci interessava. Bushnell ha inventato Steve Jobs, non lo vuoi intervistare? No, ma poi tra l'altro una cosa interessante è stata, vabbè, oltre al fatto che siamo riusciti a ottenere una parte di intervista esclusiva che poi manderemo più avanti, la cosa bella è che è stata questa conferenza, vabbè, al di là insomma di essere una conferenza autocelebrativa, ovviamente,
dove si è parlato in parte della storia da Atari, un po' in parte anche di concetti e idee future, insomma, per quanto riguarda Bushnell, il riassunto sostanziale è che Steve Jobs era un ingegnere di merda che puzzava e che non ha importanza chi ha le idee, ma chi le mette in pratica. E soprattutto bisogna anche imparare a manipolare le regole. Voi italiani questo lo sapete fare bene. Lo ha detto lui? Lo ha proprio sottolineato. Ah, benissimo. Ma quindi questo è il succo, insomma, di questa fantastica conferenza che è durata, insomma, una quarantina di minuti e che alla fine ho trovato a tratti simpatica, a tratti anche fastidiosa, e se io non sapessi che costui era Bushnell, poteva benissimo essere un qualsiasi vecchietto che girava. L'ultimo degli stronzi. Esatto, sì, esatto. Bene, ma per, invece... Comunque direi che tra lui e Kotaku, quindi abbiamo fatto bella, gran bella figura. Ah, c'era anche il signor Kotaku? Sì, tra l'altro ci ha sottolineato, la mettiamo, visto che è arrivata subito, che avevo messo tra le notizie scialambrone della scaletta, è arrivato fino a Kotaku la eco di un evento proprio tenuto, cioè un evento, insomma, un fattaccio brutto che si è svolto in quel di Milano e che è consumata la Games Week. In pratica, per la promozione di Call of Duty Ghost 2, mi sembra, no, uno, un Ghost, no, è Call uno, sì, buff. Grazie al cielo, Ghost, 34, esatto, e hanno messo per la promozione del gioco, hanno messo in palio un tot di Prestige Edition, cioè quella, l'edizione da... Ti correggo, le hanno lanciate sul pubblico, non le hanno... No, no, allora, quella è stata una follia, però io ci sarei arrivato dopo. Aspetta, su Kotaku c'era scritto che chi arrivava prima... Ah, tu dici... Sì, vabbè, ma Kotaku non è attendibile. Cioè. Ok, io ho letto la news su Kotaku, scusa. Vabbè, la mia testimonianza è... bimbi minchia in fila, per file chilometriche, ma tipo 3-4 ore di fila, perché comunque se si entrava e si provava il gioco... Forse si aveva la fortuna di ottenere questa edizione in omaggio, e quindi c'era gente che dopo un po', insomma, tipo scapocciato, chiaramente, ed è successo l'infinito ed oltre, anche se poi in realtà molto meno grave di quanto l'abbiano poi presentato. Activision ha dovuto chiudere lo stand, perché sennò penso che probabilmente c'era gente che non usciva viva da là dentro. Insomma. Hanno detto che c'è stata una che si è sentita male, poi che lo stand è stato distrutto. Sì, sì, si sono portati via. Pensa sì. Tutto quel sudore, e certo è quella si è sentita. E si sentiva, si sentiva. No, testosterone e sudore a mischia. Ormone di nerd adolescente è veramente qualcosa di... Mamma mia! Venerdì è stato il grande giorno del lancio delle cose, perché c'era anche il Sharawi che lanciava le Steel Edition di FIFA allo stand della EA. E tra l'altro, cioè, secondo me è follia tirare le Steelbook Edition, perché se ti prendono in fronte muori, altro che la ragazza che si è sentita male. Ma sì, sì, infatti. No, allora, io posso dire, allora, dato che mi avete chiesto un riassunto e una questione sulla mia esperienza, io vi dico, come organizzazione, insomma, cioè, nel senso, noi siamo arrivati, io sono andato in sala stampa a chiedere... Nessuno ti ha applaudito quando sei entrato in quel senso. No, mi hanno schifato, chiaramente, anzi hanno detto, guarda, questi biscotti qui in sala stampa li sei mangiati tu, tutte queste briciole, ero romano di merda, mi hanno detto anche. Però, al di là di questo, poi nessuno sapeva dove era sta sala conferenze dove c'era Bushnell, e quindi praticamente è stato un delirio, non c'era un cartello, non c'era un'indicazione. La fiera è più piccola di quello che molti di noi probabilmente ci aspettavamo. La cosa positiva è che il venerdì poi successivamente a Bushnell abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e di vedere cose che probabilmente sabato non avremmo potuto, tant'è che noi sabato siamo andati prima, siamo entrati col fatto dell'accredito e roba del genere, ma poi come sono entrati i ragazzini, cioè basta, stop, finito, cioè game over, non è che potevi fare, cioè io fa le file chiaramente non mi ci sarei mai messo neanche se... Poi te ne dico una bella sabato. Vabbè, quindi cioè, il tuo giudizio da chi è andato per fiere è negativo? Beh, è andato per fiere, allora, così in grandi linee, poi andiamo, ecco, se parliamo di SMAU, di grandi fiere a livello anche tecnologico, roba del genere, sì, parzialmente negativo. Non sono mai stato una fiera specifica a livello videoludico, se non consideriamo chiaramente Lucca e porzioni di Romix, però insomma in linea massima questa è stata
probabilmente la mia prima esperienza, e dal punto di vista organizzativo, sia per quanto riguarda il discorso degli accrediti, quindi il caos che si era creato anche a livello organizzativo, il fatto che abbiamo dovuto telefonare 60 volte per ottenere determinate cose che... Cioè, per risparmiare 12 euro. Per genere, cioè, alla fine... Per 12 euro d'entrata tutto sto casino, oppure no vabbè, sto piangendo, il problema era no ma il problema era anche ottenere, cioè nel senso, noi avevamo quell'obiettivo lì e fortunatamente anche grazie ai ragazzi di Games Collection siamo riusciti poi alla fine a prendere Bushnell, circondarlo, buttarlo in un posto e cominciarlo a invaderlo di domande fino a che poi ovviamente non ha detto qualcosa di minimamente sensato. Però dopo detto 40 questo, 40 minuti di conversazione, di conferenza, dove pare che insomma non avesse detto poi pure l'anzo. No, io a me l'ho trovata. Vabbè, ne parleremo magari anche okay. nelle dovute sedi. Però detto questo, ribadisco, cioè secondo me, se vuoi andare a provare le cose, perché comunque devi fare una cronaca di quello che stai facendo, allora un minimo di supporto la struttura te lo deve dare, e secondo me non c'è stato per chi era diciamo così cane sciolto, quindi non c'erano stand o roba del genere. Però poi detto questo, poi alla fine insomma comunque le cose le abbiamo provate, la PlayStation 4 l'abbiamo provata, il Oculus Rift l'abbiamo provata, Xbox l'abbiamo provata. Quindi scusa un secondo, quindi stai dando del cane al guinzaglio a Stefano perché c'ho lo stand? Sì, esatto. Ma in realtà ora dico la cosa bella che volevo dire prima, ossia che sostanzialmente innanzitutto non dipende purtroppo dall'organizzazione dell'evento, perché anzi, tra l'altro, io essendo andato l'anno scorso ho trovato che fortunatamente hanno spaziato un po' di più i corridoi, e quindi nonostante le file di ore per provare il sarcazzo si riusciva a passare senza morire tra uno stand e l'altro. Il problema grosso è che gli espositori hanno attuato una cosa molto strana, ossia non mettiamo le zone per la stampa. Ok, è un evento consumer fondamentalmente in cui vanno solo i bimbi minchia arrapati, però l'unico che aveva uno stanzino per la stampa era Xbox, era Microsoft con lo stand della Xbox, e tutti gli altri non avevano la zona per la stampa. Infatti io, per andare a provare un minuto e mezzo PlayStation 4, sono dovuto andare lì con il pass della stampa, con il pass dell'espositore, il saltafila, e mi hanno fatto fare la fila. Sì, sì, anche noi col saltafila, ma infatti pure questa è una cosa ridicola, perché... In realtà se non eri un minimo organizzato, scandalo Games Week. no, vabbè, in realtà se non eri un minimo organizzato non vedevi un cazzo, cioè nel senso, a parte la gentilezza, non ne parliamo, perché ci hanno fatto provare l'Oculus Rift, sennò poi tutto il resto era o un terno all'otto, oppure eri già organizzato, e grazie al cielo che con noi comunque, e lo ringrazio, vabbè, c'era Giuseppe Saso che comunque è venuto straorganizzato come suo solito, e alla fine ci ha messo le pezze là dove non eravamo organizzati o dove non eravamo consapevoli, perché c'è anche e tu arrivi così da Roma. Ma sì, perché uno si aspetterebbe che un minimo di via privilegiata ce l'hai, invece no, cioè, anzi, quanto sei casta, quanto sei casta. No, ma ti spiego, perché più giravi, cioè in due giorni avrò visto più gente con il pass della stampa, sì. Più gente grazie senza. C'era un angolo, vabbè. Ho capito, cioè, però voglio dire, il bambino di 13 anni come fa? Bravo, me lo so chiesto pure io sta cosa, è vero. Allora, comunque, andiamo un po'. Io lo so anch'io che fai 50% in più di presenza rispetto all'anno scorso, avranno pagato in 12. Sì. Stefano, quindi tu pure sei critico, diciamo, anche se ci hai sguazzato dentro per un motivo o per l'altro. Ma sì, vabbè, poi alla fine ho visto veramente 5 minuti di Xbox One, un minuto di PlayStation 4 e un minuto e mezzo di Oculus Rift, avendocelo allo stand, quindi sono stralavorato pur essendoci andato in due giorni. Però sì, cioè comunque va bene l'organizzazione strutturale della fiera, ma
cioè vediamo di dare meno passi il prossimo anno, e soprattutto chi espone faccia una zona per la stampa. Bene, quindi praticamente stampa. Bruno, a me e a te non ce lo daranno mai un pass se fanno così, st'altranno, lo sai, sì. No, se venite con i PL ve lo danno, oramai noi siamo, cioè nel senso, Bruno, siamo amiconi. No, io dicevo prima di impegnarci per procurarci questo pass, io avrei la domanda che tutti già hanno sulla punta della lingua, però nessuno lo sa fare. Ci hanno detto che insomma le standiste quest'anno non erano, diciamo, all'altezza, no, di quella roba. Poca roba. Questa standee, perché c'è stato Neirotti che ha detto che c'erano, cito, delle fighe imperiali, però qua insomma le notizie sono un po' controverse. Come solito, alcune erano ottime, alzavano la media. E non solo la media, da quello che... Allora, cioè, che c'erano ed erano buone, ma erano poche, cioè nel senso non c'era tutto sta... Io non mi aspettavo di vedere quelle veramente notevoli. Sì, quelle notevoli non erano tantissime. Quindi... Siamo andati tutti per lo stesso motivo, diciamo, no, non erano i videogiochi. Non è che siamo andati per quello, è che però dico... Oh, invece avresti dovuto, vedi? Vedi i servizi dei multiplayer che tornano da Colonia, roba del genere, o da insomma da qualsiasi tipo di altra fiera, e vedi sempre questo gnoccolone ad ogni stand di ogni videogioco. E qui proprio, cioè, nel senso, ce ne stavano 4, 5 o 6 al massimo. C'erano gli antichi romani, però, a compenso. E c'erano i pupazzi di Nintendo, tipo, che ne so, Pikachu. I pupazzi di Nintendo, mannaggia, mi tocca sentire. Lo sapete, io non c'ho empatia per Nintendo. Esatto, diciamo, sono statue religiose, insomma. Certo. Diciamo che a Colonia c'era Jessica Nigri e a Milano c'era Oifano. Ma perché dovete... Vabbè, comunque... Sei proprio... Uno screanzato. Vabbè, quello è il metro di paragone. Sei uno scialambrone proprio. No, comunque volevo leggere... Un associo comunque, un associo. Volevo leggere comunque dalla chat, ci scrivono... domanda seria, ma allora una fiera seria in Italia del tipo GDC Europe è possibile, visto che il pubblico non manca? Se togli gli youtuber, sì, secondo me, però quello no. È un'opinione mia. Ma secondo me è proprio perché non c'è sta il pubblico in Italia. Cioè, alla fine le tre cose che hanno veramente riscosso successo era Battlefield, Call of Duty e FIFA. Ragazzi, che cosa va oggi? Cosa vende? Ho capito, però c'era lo stand di Nintendo che era carino, perché comunque se c'era la demo di Bayonetta, per chi non l'avesse, o se fosse stato qualcuno, ce l'avamo noi a provare. Simone, ma io non voglio, perché vorrei essere super partes, ma per un anno hanno rotto i coglioni su qualsiasi, anche un dodicenne che non ha idea di cosa sia il mondo dei videogiochi, povero Nintendo con Wii U di merda, tutti la scherzano, lo piano per culo. È ovvio che poi alla fine la gente guarda quattro cose: Assassin's Creed, Watch Dogs, che pare che almeno lì qualcosa di giocabile ci fosse, e quei 3-4 giochi. Infatti c'era la fila di Battlefield minore, però chiaramente, perché... No, vabbè, ma Watch Dogs io non ho avuto il modo di fare la fila, perché poi vabbè, alla fine è anche fotte cazzi, però ho saputo che la fila di Watch Dogs si esauriva davanti a un tizio che giocava una demo. Cioè? Questo non lo sapevo. Cioè, tu facevi la fila per vedere un PR che giocava e un altro PR che ti spiegava quello che l'altro PR stava giocando. Mamma mia, ma sai, le bestemmie. Ti facevano morte di bestemmie. Praticamente ti facevano, facevano il let's play, esatto, in diretta. Sì, esatto. Davanti. Sì. Comunque c'è bravo amore. C'è Backsoft che dice: Simone ha la foto di Miyamoto nel portafoglio. Così tu confermi, Simone? Esattamente. Sì, io Andreozzi, okay, no, specifichiamo, no, perché... Tra l'altro Babri dice anche: Battlefield 4 fa schifo, ragazzi, l'ho provato sul PC oggi, tutto maxato, e mi è sembrato come il 3, ma con le facce fatte meglio. E hai detto niente, caro Babri. Esatto, erano anche le innovazioni. Beh, questo è per i fan Battlefield Call of Duty, no? È come FIFA PES, bimbo minchia di qua, bimbo minchia di là. Esatto. Comunque va bene, tornando alla domanda, che c'è, essendo una fiera consumer, è una fiera completamente diversa dalla GDC Europe. Infatti. Che è consumer fino a un certo punto. E più la GDC Europe è più una roba tipo svilupparti, mo devono fare anche una roba a Roma che si chiama ludica qualcosa, magari tu Simone Pizzi ne sai qualcosa, perché c'è anche... Quando?
A Roma devono fare, ho letto proprio oggi che ci sarà un evento che si chiamerà Ludica, che ci sarà. Sì, sì, ma per ora non ne parliamo, per ora non ne parliamo, per ora non ne parliamo. Non dobbiamo parlare. Per ora. Beh, c'è la news, no? Io non ne parlo, comunque, puoi parlare. No, no, dicevo che... Ci sono quei signori di mezzo. Esatto. No, vabbè, comunque ci saranno una una serie di ospiti interessanti, a parte chi lo organizza, che uno può avere tutte le opinioni di sto mondo, e ci saranno Guarini di Ovosonico, Suda 51, il CEO di Remedy, sì, no, gente comunque... Perché non vieni, Bru? Scendi. Dipende dalle standiste, poi ci facciamo dire, vediamo che cosa dobbiamo fare. Comunque, dicevo, di eventi di questo tipo GDC Europe, più che la Games Week sarebbe più un E3 oppure una Gamescom, diciamo, all'italiana. Gli eventi per sviluppatori sono più appunto questo qui che stanno organizzando a Roma, oppure lo Svilupparty che c'è stato a Bologna qualche tempo fa e che tra un po' si ripeterà a Catania. Comunque sono robe un po' anche più selezionate, perché lì si parla più di sviluppo, come anche la GDC Europe, più per la stampa, per una roba come la Games Week purtroppo è soggetta a queste cose un po' da pubblico di massa, che giustamente fa la massa, e quindi pazienza. O no? Ma anche perché poi la Gamescom non credo che, cioè, a parte a livello strutturale di grandezza degli stand, eccetera, eccetera, non credo che sia così diversa. Forse anche lì c'è meno pubblico. Qui ci vorrebbe chi c'è stato, ma insomma, diciamo che per quest'anno noi non possiamo raccontare, che insomma, di noi nessuno c'è andato. Comunque intendiamoci, cioè io ci ho trovato comunque poco da lamentare, cioè nel senso non mi aspettavo quel genere di pubblico, genere di affluenza. Io ho fatto un articolo riguardante proprio un suo commento all'evento, dove insomma fa una fotografia al giocatore, al videogiocatore medio di oggi e alle tette. Non so se vogliamo affrontarlo adesso, però io prima volevo fare magari una panoramica sulla roba interessante. Voi siete voi, diciamo che allora, la prima domanda che vi farei è Oculus Rift, visto che suppongo che abbiate provato tutti e due, sì, visto che Bruno era l'altro che aveva provato e Mirko mi sembra al Comic Con non l'avesse visto. No, non c'ho avuto modo proprio. E Fabio neanche, perché non è andato, cioè pure anche perché Fabio è crollato, anche perché Fabio non c'è, non è neanche collegato, esatto, quindi proprio non ce lo può dire. Comunque sono abbastanza sicuro che non l'ha ancora provato, per cui intanto so, vi farei una domanda su quello. Mamma, chi inizia? Simone, vai tu. Allora, io ho da dire in linea massima ce l'ho un po', perché allora c'è una particolarità, che è quella che io non posso utilizzare nessun tipo di ausilio tridimensionale, proprio perché non c'ho un fortissimo disallineamento, che sulle cose a lunga distanza, ovviamente un qualsiasi occhiale, per esempio per vedere un film tridimensionale, per me è assolutamente improponibile, e non mi permette ovviamente di vedere poi l'effetto tridimensionale che dovrebbe crearsi. Questa cosa chiaramente in realtà era forse la mia più grossa preoccupazione rispetto a questo tipo di strumento, che invece in maniera completamente, cioè, per mia grande sorpresa, in realtà poi alla fine non mi ha dato assolutamente fastidio, anche perché poi quello che tu hai ce l'hai molto vicino, nel senso hai questi display che stanno all'interno di questo casco, che sono talmente vicini che in realtà non esiste nessun tipo di problematica di distanza e quindi di disallineamento, e la sensazione quindi di fastidio che io mi aspettavo non l'ho provata. L'unica cosa che può un po' lasciare un po' perplessi è ovviamente un po' magari il peso dell'oggetto in sé, che ovviamente non può essere non considerato, quindi bisognerebbe vedere quanto tempo riusciresti a giocare con un coso del genere attaccato alla capoccia. E poi questa cosa un po' dell'orientamento, nel senso che ovviamente devi prendere dimestichezza, diciamo così, con il fatto di dover muovere la testa e non dover muovere il joypad, che vabbè, chi ha già avuto magari esperienze con ausili del genere, questo problema magari potrebbe anche non avercelo avuto.
Con cosa l'hai provato? Ecco, allora, la cosa divertente è che io l'ho provato sabato mattina molto presto, perché siamo rientrati ovviamente prima che entrasse tutta la folla. Giuseppe ovviamente mi ha riportato lì allo stand IGN e abbiamo ovviamente riprovato. Loro l'hanno provato il giorno prima, mi hanno detto: guarda, c'è un pezzo di Half-Life che non devi fare niente, fondamentalmente non devi sparare, non devi fare niente, devi solo camminare, insomma, e vedere come ti trovi con questo. Ah, vabbè, ok, ok. Appena metto sto casco c'è questo elicottero e comincia a sparare. Ma che cazzo, ho detto, perché a me mi sparano, a voi non mi sparano? Detto questo, il problema è che io ovviamente già ero preso dal fatto di dover gestire ovviamente lo strumento, perché faceva comunque era interessante il fatto di muovere la testa, spostarsi e vedere l'effetto tridimensionale, e in più però dovevi anche muovere il braccio, perché poi questo magari me lo spiegate bene, perché io non ho capito come funziona questa cosa. Cioè, con una delle levette io dovevo muovere il mio braccio, che tra l'altro compenetrava, quindi cioè, era un po' strano, è come se il nostro braccio ci si muovesse davanti alla faccia, non so, e quindi io non riuscivo a gestire questa questione, quindi l'unica cosa che succedeva, pensa che ti ha visto da fuori, e infatti esatto, cioè, ma cazzo sta a fare sto spartico, esatto, esatto, infatti l'unica cosa che riuscivo a fare è nascondermi dietro i muri, poi intanto ovviamente mi muovevo, riuscivo a zoomare per poter sparare, ma non riuscivo a mirare perché c'era sta cosa del braccio, se poi l'ho capita io così perché poi è un po' stato questo il discorso. Però è così, era Half-Life e Half-Life 2. Sì, esatto, ma forse mi avrebbe fatto piacere vederlo magari con qualcosa di più aggiornato, diciamo così. Anche il problema è che ci avevano dato con due demo tecniche, che poi erano quelle che giravano da Game Time, mi sembra. Mm-hmm. Però le demo tecniche erano una chiavica, ed erano anche peggio graficamente rispetto a Half-Life 2. Ah, fantastico. E quindi Sony ha avuto la brillante idea di fare qualcosa di un po' più movimentato, e sotto mano avevamo Half-Life, quindi no, comunque esperienza interessante. Forse non so se qualche leggerissima scattosità nel movimento della testa, un lievissimo forse lag, non so, mo adesso magari è una sensazione mia, poi magari bisogna vedere se quanto è colpa di Half-Life 2 o quanto è colpa dello strumento, però devo dire l'esperienza è stata interessante, un pollice in su rispetto a quello che mi aspettavo, invece che insomma mi aspettavo di fare un'esperienza assolutamente negativa, e in effetti ci sono andato proprio apposta, perché comunque se supera il mio test vuol dire che è comunque uno strumento che potenzialmente è molto più universale di quanto tanti di questi strumenti e ausili di oggi insomma rischiano di non essere. Questo è. Comunque ne approfitto per salutare, è entrato in chat il nostro amico Omiminchio che dovrebbe essere Davide, e dice: I am great fan of Rare Playing, I always listen to you through though I'm from London. Così. Ok, posso solo salutare i ragazzi che erano con me, perché in effetti maleducatamente erano proprio tutto lo staff di IPN, quindi saluto Stefano Paganini, Cesare Giraldi, Roberto Bertoni chiaramente, Giuseppe Saso, Marco Gualdi e Carlo Sant'Agostino, che chi insomma leggeva TGM ai tempi di Bonaventura, insomma, sicuramente sa di chi sto parlando. Questo è il fantastico team con il quale noi ci siamo approcciati a questa esperienza, ed è stato anche bello comunque il potersi coordinare e lavorare insieme, anche se per alcuni di noi magari era la prima volta anche fisicamente per conoscersi, eppure ciononostante insomma è stato un bel lavoro. Io per ora ho finito. Qua nella chat chiedono: ma l'Oculus Rift che avete provato era quello normale o quello HD? Era quello 80p? Per gli sviluppatori, quindi quello in bassa risoluzione. Quindi tu, Stefano, provandolo, come ti è sembrato? Figata, nel senso che è proprio come te lo aspetti, nel senso ti dà proprio quella sensazione lì di essere dentro al videogioco, e non è proprio la frase fatta, è che proprio sei dentro. Infatti è strano, perché hai proprio quella sensazione del tuo cervello che si sta muovendo, però senti stranamente il culo sulla sedia, cosa che non ti capita mai, cioè non fai mai caso al fatto che sei seduto mentre giochi, invece con Oculus te ne rendi conto in una maniera incredibile. Il problema più grande credo che sia quello che
fondamentalmente dopo che fai una giornata di 8 ore di lavoro e arrivi a casa e vuoi giocare a qualcosa, ti devi mettere Oculus. Cioè, in quell'ottica lì non è non so quanta gente potrebbe voler dire: ah, ok, vado a casa dopo... e me lo schiaffo, certo. Sì, cioè, non è, anche perché, ok, da un lato è figata, entro nel videogioco, ma dall'altro è, non riesco ad avere un sorso d'acqua perché non vedo un cazzo. Esatto. Cioè, è un po' troppo limitante, pur essendo una figata incredibile. Cioè, sì, ha dei pro e dei contro molto sei un molto po' democristiano. Cioè, quando l'hai tolto quel minuto e mezzo, hai detto sto sboccando, hai detto che figata totale. Il problema è che dopo che te lo togli comincia a pensare a tutte le situazioni, cioè almeno io ho cominciato a pensare a tutte le situazioni normali, perché sai, un conto è provarlo in fiera o in un contesto che non è casa tua. Poi pensa che paghi 300 euro. Che paghi 300 euro, te lo porti a casa e pensa alle volte in cui potrei usarlo. Ok, ma era senza cuffie o con la cuffia? Era con le cuffie. Cioè, le cuffie sono comprese? No, le cuffie sono optional. Beh, quindi praticamente, allora, tu però c'avevi, mi hai detto, i vertigini, paura di sboccare, cose. No. Quindi no, Bruno, ti dà la botta all'inizio, perché vedi che ti muovi, ma tu sei seduto sulla sedia e quindi senti un attimo il distacco tra la testa e il culo, sostanzialmente. Ok, Simone. No, è vero, un po' la sensazione della DA, poi, ma anche quando te lo infili, che devi un attimo. È bello che qualsiasi termine che noi usiamo, dobbiamo fare la beceruggine che non finisce mai. Vabbè, anche quando lo indossi, va bene così. Sì. La sensazione, insomma, di un minimo di spiazzamento all'inizio ce l'hai. È un po' scomodo, diciamo. No, però devo dire che poi alla fine, in realtà, in effetti, c'erano dei ragazzi davanti a me quando avevano finito di provarlo. Fammi riprendere. Adesso mi fanno i ragazzini, insomma, sì, fammi sì, riprendere sì. Contatto Gariarta, qua e là. Ma io lo faccio ancora. Ogni volta che mi sveglio, faccio così. Vabbè, quello sì. Cioè, alla Games Week di Milano facevano così. Alla Games Week di Milano facevano fammi riprendere. Vabbè, non è che ci stavano solo milanesi, comunque. Cioè, tutti appesi. Per esempio, pensa, ci stavo io. C'erano anche tanti terroni, comunque. Bruno, ma cioè, alla fine va a finire che sei una mammoletta, tu? Non lo so, voi quanto tempo l'avete provato? Un minuto e mezzo. No, ma comunque, guarda, io praticamente lo facevo provare a tutti quelli che facevano, a tutti quei santi che facevano un'ora di coda per usarlo un minuto e mezzo. E c'è stata anche tantissima gente che dopo 20 secondi a dir tanto se lo toglieva perché non ce la faceva. Ma guarda, il problema mio è stato che uno l'ho provato, l'avremmo provato io e il mio amico per una bella oretta abbondante, alternandoci, ma soprattutto prima di provarlo c'è stato quello di Studio Evil, che saluto, ciao Christian, che ci ha fatto proprio, ragazzi, guardate che qua la gente si sente male quando lo prova. Io l'ho provato una volta, sono stato male 3 giorni, cioè ci aveva proprio montato che io già stavo male prima di mettermelo, già stavo tipo che stavo andando al plotone d'esecuzione, quindi stavo già preso male, poi me lo sono messo e ci ho avuto pure la botta. E quindi, non lo so, magari, ma del resto ripeto, se comunque è una cosa abbastanza, prima dicevamo te lo metti, te lo infili, eccetera, eccetera, ma da un certo punto di vista è così, perché comunque è una tecnologia molto invasiva, sì, a livello percettivo almeno, non è una roba che... tu sì, comunque... non è la roba. Stacce più di 30 minuti a giocare... veramente a Call of Duty con cosa del genere, secondo me esce un po' scemo. Ma ho capito bene. Oltre alla fatica fisica, perché comunque, è leggero sostanzialmente, ma è leggero perché l'hai provato un minuto e mezzo. Secondo me, dopo mezz'ora non è più leggero. Mi state facendo venire voglia, ma di metterlo.
Ma sbaglio di infilarlo, ma sbaglio o c'è al Vigamus un esemplare? Ok, aia, sto chiedendo Simone. Sì, no, dovrebbero averlo. Vero? La verità io è un po' che non ci vado, ma non, cioè, io fino all'ultima volta ci sono andato. Dovrebbero averlo messo di recente. Esatto, due o tre venerdì fa hanno fatto il Oculus Room, ecco qua. Era per forza, cioè. Comunque, Virtual Reality Experience, quindi probabilmente andrò a provare. Dici, no, cioè, Bruno, una delle cose che è venuta in mente dopo a tutti è che oltre agli FPS non ci puoi fare sostanzialmente un cazzo. Esatto, cioè che non, comunque non è poi così universale anche da sto punto di vista. No, perché scusate, a Beyond non c'è giochi, cioè. Non giochi neanche a Bayonetta, per dire. Ragazzi, i porni col POV, cioè basta quello. Sì, quello vabbè, ma quello vabbè. Comunque, no, qualsiasi no. Ma quello basta pure il televisore, cioè, per quello c'è dentro. Esatto. 10 minuti e mezzo è pure troppo, vabbè. Ma come te pare. Ma ciò che diceva Babbre, che lui c'ha il visore HMZ-T1, che mi sa che è quello della Sony, sì, Super HD, sì, che diceva sì. Che comunque lo usa solo a volte, che non è una cosa che si può usare sempre perché è troppo più impegnativo di tutto quanto. Poi c'era qualcun altro, Gianmarco, che ci ha ringraziato per avergli consigliato Attack on Titan, prego, divertiti. E io, Simone, se mi permetti, volevo introdurre una nuova cosa a proposito della Games Week, posso? Sì. Io volevo sapere, oggi così scorrendo la pagina della Games Week, c'era la foto anche Frank Matano alla Games Week. Voi chi avete incontrato di queste grandi celebrità alla Games Week? Io ho incontrato... parte Santicchi, ovviamente. No, io ho visto passare di corsa Dino Lanaro. Ho sentito un fortissimo impulso di tirargli un coppino. Non è vero, lo devi abbracciare fortissimo. Ma di corsa, perché faceva jogging e il percorso... No, si scappava da qualcuno. Si teneva in forma. Il percorso passa anche dalla Games Week per lui, giustamente. Tu, Simone, hai incontrato qualche youtuber youtubato? Assolutamente, forse inconsapevolmente, questo è probabile, ma... Però ho incontrato tanta gente che mi ha fermato, che voleva fare foto, mi ha fatto troppo strano questa cosa. Penso te. Sei che deficienti, tu dici, eh? Lo so. No! No, dicevo, penso te, cioè... No, guarda, pensa che a me e Bruno non ci ferma nessuno, perché a parte che, vabbè, non siamo, ma più che altro non ci riconoscono, probabilmente. Poi Bruno, capirai. No, pensavo che comunque... Considera che io Bruno non sono riuscito a vederlo neanche il giorno che sono stato a 10 km da casa sua, quindi... In realtà io stavo lì, però ero all'altro tavolo. Ero il cameriere, gli avevo detto. Era un ologramma. E no. Insomma, questa cosa... No, veramente, te la dico, non hai visto nessuno, Stefano. Ho visto Dino Lanaro, basta. Perché noi abbiamo visto le foto, era pieno di YouTube, cioè apparentemente, appunto, io e Bruno per quello non ci facciamo vedere. Voi pensate che noi siamo timidi? No, è che se ci vedono e ci beccano è finito. Ma tu sai che io non c'ho proprio, non solo il minimo interesse, quindi, cioè, per me è un mondo che ancora non esiste. Da poco sto esplorando sta cosa di YouTube, tra l'altro con dei video che stiamo facendo per Dietrologia Videoludica, e lo facciamo solo per divertirci, cioè. Sì, cazzi, dei mi piace, non mi piace, i commenti con le cappe, i partner di YouTube, comunque, vabbè, insomma, diciamo, cioè, l'altro è una limitazione non da poco essere partner di YouTube, perché da lì in poi devi sottostare determinate regole. Però c'hai l'Isorda, ma l'Isorda, cioè, non sono tutto nella vita, Vabbè, comunque, diciamo, approfittiamo del momento per salutare, che dicevamo prima è caduto e è scoppiato l'hard disk di Fabio. No. Quindi, per ora ci saluta. Esatto. Le cose più dolorose che... E penso non sia neanche suo l'hard disk, che mi ha detto, io cerco di stare dietro presso sto portatile che mia sorella mi ammazzerà, quindi probabilmente sì, anche... Perché ha distrutto il suo, giustamente. Esatto, forse ha spaccato forse questo PC della sorella, per cui salutiamo Fabio, speriamo che riesca a ritornare, quindi vediamo un attimo. Grande settimana degli delle catombe, prima l'Urid, poi il computer. E poi Fabio, il computer di Fabio, esatto. E ciao Lu.
E comunque nella scaletta avevo introdotto appunto questo articolo, visto che Bruno ha fatto la trollata, diciamo, possiamo introdurre, e l'articolo del nostro Federico Neirotti sul The Network Shelter riguardo all'evoluzione del videogiocatore oggi, come dicevamo. E nella sua telecronaca, insomma, nel suo report, la definirei sbroccata. Sì, ecco, che poi diventa una sbroccata. E fa una fotografia del giocatore oggi. Fondamentalmente la cosa più importante, insomma la cosa più rilevante dell'articolo è che lui si è trovato spiazzato nel vedere mandri e mandri di persone che avrebbe immaginato in tutt'altra maniera. E cioè lui si pensava di incontrare il nerd sociale antifiga, sudato inutilmente, magari in sovrappeso, insomma quello cioè che io, in pratica. Nel sentire comunque, cioè pure io, però nel sentire comune è stato fino ad oggi, fino a qualche anno fa, il videogiocatore medio che viene preso per il culo anche da meme, dall'internet in generale, insomma una figura di una persona anche antisociale, anche un po' con l'ansia sociale, che ne so, insomma disadattato. Ecco, esatto, quello che possiamo definire disadattato, cercavo parole un po' meno... Bisogna usare... Un rifiuto da essere democristiano pure dei cittadini. Le cose con il loro nome. Esatto, fatto. E invece lui rappresenta questa Games Week nel 2013 come una discoteca, proprio scritto grosso e distanziato, dove all'interno può incontrare il truzzo, può incontrare quello molto spigliato, e poi con atteggiamenti molto diversi da quelli appunto che uno si potrebbe aspettare. È questo lui sta dicendo. Lui stava dicendo che in una situazione del genere, mentre magari prima ci poteva essere attenzione per determinate cose, adesso si è spostata tutta sulle luci, insomma sulle cose che attraggono, sulle donne, sul videogioco del momento e non quello magari più particolare, parlava anche di, ecco, sulla Mountain Dew, quindi tutti questi che andavano a bevere la Mountain, che poi tra l'altro non è in Italia, cioè praticamente non esiste, no, quindi... però ce la regalavano e quindi sa, siamo bravi. Esatto, com'era, di che sapeva? La limonata con l'acqua dentro, praticamente è Sprite un po' più potente. È potente in quanto? È un energy drink, cosa che la Sprite normale non è, e quindi è sostanzialmente un energy drink al gusto di Sprite. Ok, quindi identificava questo evento, almeno in Italia, come il completo ricambio generazionale dal videogiocatore come è lui, come si è sentito lui, Federico, che poi vabbè, alla fine è ancora 18enne, quindi insomma... Comunque dice io che si sente stereotipato, ansioso nel contesto sociale, terrorizzato dagli estetismi, imparito delle persone, fuori dalla rivincita dei nerd, cioè insomma in quell'ambito lì, dice lui, non ci si riconosceva più perché appunto si trovava proprio alieno, visto che invece la maggior parte della gente da 13 ai 18 ai 20 anni era proprio completamente avulsa dall'essere nerd, anche vedendo la gente che stava sullo show floor per quelli di Me la Godo, che io ho scoperto adesso è tipo un'agenzia di youtuber. Come funziona? Qualcuno ne sa di più di sto Me la Godo? Credo che sia tipo un network, tipo come Machinima o roba del genere. Stefano, tu che ne sai? No, io in realtà ho scoperto l'esistenza di questa cosa sabato mattina quando sono arrivato in fiera. Ok, quindi ecco, sto vedendo adesso il sito, sì, da quello che riesco, faccio una figuraccia io da famoso, da appassionato di YouTube, ma pare che sia appunto una community dove gravitano intorno parecchi YouTuber, che si vedono nelle foto, girano insomma per la fiera e si fanno foto come fossero delle star, quindi
questo è uno dei mattoni, non è che io voglio parlare di YouTube, però dico, questa metamorfosi, questa evoluzione o involuzione, dove il videogioco viene sdoganato a oggetto di massa, ma anche un po' svilito, secondo l'articolo di Federico, che ne pensate? Io ho letto anche le risposte, tra risposte illustri, tra cui quella di Tagliaferri e di Ugo Laviano. Ah, risposto anche Tagliaferri, no? Sì, sì, e gli ha scritto che alla fine è un po' quello che abbiamo voluto noi. Anche Mario Morandi ha risposto, l'ho visto adesso. Sostanzialmente è quello che dicevamo prima, che non è un evento tipo la Gamescom, ma è un evento molto orientato al consumer, e purtroppo e per fortuna il consumer di videogiochi in Italia è il giocatore di COD, il giocatore di FIFA e quello che guarda la roba su YouTube. Ma è così un po' dappertutto, comunque ormai. Infatti non credo che sia poi così diverso dalle altre Ora una fiera legata alla cultura del videogioco io ancora non l'ho vista, cioè nel senso, per me ovviamente fiere come queste sono fatte per i publisher per proporre e ai consumatori per osservare, cioè. Sì, no, però esatto, cioè siccome poi il pubblico che ci va è quello che viene più facilmente attirato, non so come spiegarlo altrimenti, ci devi mettere la roba che tira di più, e la roba che tira di più è Battlefield, YouTube, FIFA, sì, certo, che è un pubblico strano il nostro, questo è senza dubbio, ma c'è da specificare, più che altro scusami, Simone, che non è cioè, indubbiamente non siamo più al punto che il videogioco era una roba da ghetto con Pong, Pac-Man e quella roba lì. Cioè, si è sdoganato talmente tanto che... Vabbè, ma da quanti anni è così? Infatti, almeno 15 se non 20. Dai, su, non siamo più a quei livelli lì in generale, ma da molte. Quindi è anche normale che se fai una fiera consumer... il consumer che ci va sia quello che la sera esce da lì e va in discoteca, cioè è pacifico. Guarda, io ho 42 anni, ho scritto per All Games Italia, tra domani e dopodomani probabilmente uscirà proprio una riflessione sul fatto, proprio su quello che è successo allo stand dell'Activision di Ghost, perché chiaramente 30 anni fa il videogioco era veramente un'altra cosa, però io ho 42 anni, posso fare una riflessione del genere, nel senso che ho vissuto un certo determinato tipo di periodo quando veramente ti immaginavi sti quattro programmatori sfigati dentro una stanzetta col monitor a cristalli, cioè a fosfori verdi, che stavano lì ingobbiti a programmare. Oggi, cioè, voglio dire, oramai sono decenni che il videogioco è diventato un fenomeno più di massa ed è diventato una forma di intrattenimento completamente diversa, poi tra l'altro, e è cambiato proprio il videogioco anche in sé. Quindi, cioè, onestamente, una riflessione del genere fatta oggi da non so quanti anni c'ha. 18, se no. Capito? Mi fa un po' strano, posso dire. Ma infatti, secondo me, adesso. È un po' a cercare la pulce, quasi l'intellettualismo, capito? Ma secondo me, Simone, in realtà, lui ha cercato, cioè, un pochino ha idealizzato quella che era la sua idea del nerd, perché il nerd ciccione unto che sta dentro casa, appunto, sta dentro casa anche adesso, non esatto, è quello che ti va. Esatto. Sì, ma infatti, lui. Cose. C'è da scusa, Mirko, poi ti lascio. C'è da specificare solo questa cosa che. Alla fine poi Tagliaferri lui risponde nei commenti e dice guarda che alla fine se tu ti pensi che ancora oggi si riesca a fare una roba tipo GTA e non puntare a venderla più gente possibile, quindi tutto quello che si porta presso l'immaginario GTA e i giochi che vendono quei numeri, non puoi pensare che quei numeri vengano fatti, esatto, quindi, e lui risponde che però dice Federico dice io sono contento di questa situazione, nel senso stavo autoalimentando un'utenza decisamente più coscienziosa, e quindi alla fine diciamo che è una cosa che lui la vede positivamente in maniera propositiva. E anche perché poi il mercato si è trasformato poi da
da mainstream, cioè col mainstream si è affiancato anche quello indipendente, e anche quindi i pubblici sono un po' diversi. Guarda, comunque, insomma, questo per integrare. Ma secondo me nemmeno tanto, Simone, perché un evento come, cioè, questi eventi che creano qui in realtà attirano un pochino tutti, cioè tutta l'utenza media, perché se c'è andato appunto gente che è anche qui stasera, che non è tra quelli super commercialoni, diciamo, che giocano solo ai blockbuster, ma è comunque ci ha avuto interesse nell'andarci per un motivo o per un altro, è perché è un evento che comunque cerca di avere attrattiva, perché il suo scopo è quello, cioè sta trasformazione poi delle fiere in eventi da nerd, cioè da cosa di nicchia a grande pubblico, ma non è vero, perché lo stesso concetto di una fiera fatta certo. In quella maniera lì è come il motor show c'era una volta, o il future show, io mi ricordo, esatto. Facevo quelle, forse i primi anni ci andavano veramente solo i super appassionati, ma poi piano piano una fiera è destinata a crescere, no? Anche ma solo pure sabato e domenica alla Games Week, cioè alla fine la metà magari no, però un quarto della gente sarà dentro, magari manco gliene frega un cazzo, cioè. Sì, esatto, è un evento come un altro che dicevo, raga, esatto. Lì, facciamoci la domenica pomeriggio, vediamo, cioè io mi ricordo appunto le prime edizioni del Future Show, si parla forse di 15 anni fa se non di più, e io mi ricordo erano, cioè, leggendo la descrizione che aveva fatto Federico, era quello, cioè era lo stesso, c'era lo stand della radio che ti dice, ma che cazzo c'entra con la tecnologia la radio, che tirava la radio DJ, che tirava le magliette con le fighe. Esatto, la stessa cosa la Games Week, quelli che fanno al karaoke, cioè, quindi, sì. C'era Gigi D'Alessio col cantatò. Ugandadu. E comunque secondo me lo spunto è interessante, è ovvio che poi Federico, cioè, mi piace la sua sincerità, però la sua schiettezza, la sincerità. Sì, certo, anche sì. La sua schiettezza nel dire, sì, nel scrivere questi articoli, è ovvio che appunto secondo me c'è proprio magari era la prima fiera grossa che faceva, e magari c'è poche possibilità e poco metro di giudizio per poter dare poi un'opinione. È ovvio che a oggi, nel 2013, non possiamo pensare che il nerd antisociale vinca in qualche maniera. Cioè, ma guarda, ma se posso dire la mia, quello vince quando vai a giocare online, quello vince sempre. Ma però, alla fine là sicuramente è meno, perché se poi scusa Bruno, poi li vedi anche questi super campioni e gente che ci campa con il gaming proprio. No, io parlo quelli che stanno lì e mentre giochi online te battono 3-0 a FIFA e te bestemmiano contro, perché ovviamente hanno l'unica soddisfazione nella vita, è quella, insomma. Ah, c'è il Twitter di Papa Francesco, interessante. Scusate, non c'entra niente, però. Che dice? È andato alla Games Week? No, non sono entrato, però ho visto c'è Papa Francesco. Chissà se è un fake. Ha telefonato a Davide per farlo rimettere prima. E Davide l'abbia stimato. Esatto. Bruno. Sì, dice... no, io volevo dire che a Federico lo capisco benissimo, perché cioè è sicuramente una delusione, perché uno comunque quando c'ha la passione per queste cose qua dice, dai, magari finalmente vado a una fiera e finalmente magari, se nella vita di tutti i giorni sono lo sfigato che gioca al computer, che non va in discoteca, che c'ha la passione, diciamo, un po' più profonda, un po' così, allora dice, ah, finalmente vado a sta fiera e lì sarò protagonista, perché quella è una fiera per me, e invece vai a sti eventi e ti ritrovi ad essere sempre lo sfigato che è appassionato, allora, perché eccetera, protagonista, eccetera. Cioè, protagonista di che, scusa? Io non ho capito. Protagonista nel senso che quello dovrebbe, un po' ci speri che sia un ambiente fatto apposta per te, dove tu puoi parlare, cioè puoi, non dico che è come quando tu sei gay e vai al gay pride, ma è una cosa del genere. Invece è come se tu sei gay e poi vai invece quello. Non solo non lo capisco, ma cioè non lo condivido e manco lo capisco un ragionamento del genere. Cioè, è una fiera per appassionati, se sei un appassionato ti interessa e ti ci trovi bene. Guarda, io... cioè, se ti aspetti di incontrare 10.000 ciccioni davanti a te che sudano, vabbè, è un problema tuo, nel senso, perché io ci stavo, io sono ciccione e ci stavo. Ma ci guarda, stavo. Parte il fatto di essere... Non è che mi sono posto un problema, oh cazzo, quelli sono magri, allora io non posso stare... Ma non è un fatto di essere magri, no, di essere... capisci, cerca di capire quello che intendo. Sì, no, ma io sono stato a delle fiere ai miei tempi, quando ancora ero giovane, eccetera, eccetera. Cioè, mi ricordo che comunque sono state delle esperienze dove c'era gente che magari
magari la trovavi che ci si metteva a fare i tornei a Tekken, oppure ci si metteva a parlare di robe proprio di videogiochi, diciamo, abbastanza. Oh, è caduto Simone, aspetta che lo riprendo dentro. Beh, intanto diciamo qualche cazzata, hanno postato una foto bellissima Backsoft di Oculus Rift, la figa quella finta tipo di Amazon e un'elfa nuda. E vai, ci sei Simone? Ti devi smutare il microfono, mi sa. Oppure devi parlare, eccolo, dare fiato quando parli. Ecco, okay. No, che stavo dicendo? Vai, bro. Sì, ho sentito il fa nuda e quindi me so. Beh. No, dicevo che comunque sia, magari poi se uno va anche a queste fiere, dipende, cioè, oddio, a dire il vero pure io quando andavo all'epoca, magari io mi mettevo nell'angolino a fare il torneo di Tekken con gli altri fissati di Tekken e poi magari a fianco c'era il super stand dove facevano i super tornei di FIFA e là ci andava, diciamo, il pubblico. Non di figa, però. Anche di quello, e ci andava il pubblico. Il pubblico un po' più di massa, un po' più generalista, quindi però sì, no, sicuramente comprendo la delusione di Federico, forse proprio perché lui, diciamo, è più giovane, magari aveva una visione più idealizzata, che sicuramente chi invece c'è stato, chi invece se l'è fatta qualche fiera, dopo un po' capisce come l'andazzo, lo accetta e buonanotte, non si stupisce più. Chi invece non c'è mai andato. Cioè, c'era un'idealizzazione, però è negativo. Cioè, nel senso, oh, che peccato, non ho visto un ambiente di sociopatici. Sì. Cioè, che cazzo di ragionamento è? Io veramente non ho capito, sono strano io, però. Ma no, ma non è che. Con rispetto, non carità, è che si aspettasse però, l'ambiente di sociopatici, probabilmente si aspettava un ambiente dove più a misura di quelli che fossero le sue aspettative nei confronti di una. Aspettava più uomo fumetto e meno di manaro. Esatto, esatto. Sì. Bru, guarda, io non so tu, io sono stato, allora, a Roma facevo l'Expo Cartoon, addirittura, quando ero giovane, e poi sono andato, io sono al Future Show, non mi ricordo se ho fatto qualche altra fiera del genere, beh, mo sono andato però a Roma. Erotica? No, erotica purtroppo no. Misers mai? No, neanche. No, però dico, anche ma ci stanno le standiste buone al Misex. Sì, stanno in quello che riguarda esatto. Per quello che riguarda la fiera, appunto, l'Expo Cartoon, che è quella più vecchia che mi ricordo, cioè io non, sì, c'era l'appassionato, ma era comunque un mare di gente, specialmente come dice Mirko, spesso trovavi magari la domenica la famigliola che andava, anzi forse ci sono andato pure io qualche volta con mio padre, diceva che fanno, stanno i fumi, andiamo, porta il ragazzino a prendere il gelato. Esatto, e quindi andavi, poi noi ci abitavamo dietro, la fiera di Roma, e quindi lì pure, io tutti sto, c'erano persone normali, c'erano persone con i cosplay, c'erano persone. Guarda, a me mi è capitato veramente tanto, anche a tipo che ne so, vai alla fiera dei collezionisti, retrotecnologia, roba del genere. Allora lì, ok, cioè, nel senso, è veramente un settore specifico di nicchia, ma se tu vai a un evento che è diverso, cioè comunque è un evento, non ti puoi aspettare un qualcosa che non esiste, ma non esisteva manco 20 anni fa. Simone, forse ho trovato l'esempio giusto, è come se, cioè, se vai, che ne so, al Festival di Venezia, al Festival di Locarno, e ti trovi la gente che dice, oh, ma non c'è Christian De Sica e Massimo Boldi, oh, ma non c'è Vacanze di Natale. Ma è così, ma è sempre stato così. Beh, ma sempre magari no. Ma però no, perché tu quando vedi un evento del genere non è che ti dicono il film del cinema de sé e poi ti trovi Vacanze di Natale, esatto. Cioè, no, però magari quelli che fanno la folla, ragazzi, o quelli che vanno a vedere De Sica e che vanno a vedere Call of Duty, ma cioè, ragazzi, io penso veramente non, che differenza ci può essere tra una fiera di 15 anni fa? Probabilmente no, la portata non c'è, sono cambiati gli spazi. Io adesso esatto, è cambiata la portata, quello sicuramente, ma insomma, boh. Questo vi dico, è un po' l'attacco che si sente per io conosco, vai, è meglio le fiere dei fumetti, e vi dico, è l'attacco che si sente ormai da 3 anni a sta parte a Lucca, che Lucca è diventata la fiera dei games e dei videogiochi, ed è vero. È vero che la parte lo era già 4 anni fa, quindi esatto, si è ridotta sempre di più e si è aumentata sempre quella dei videogiochi, dei giochi da tavolo, eccetera. Ma perché mica sono stupidi?
Vabbè, perché al momento l'interesse è molto più focalizzato su quello lì, e perché è anche una cosa più accessibile a tutti, semplicemente, quindi va di più, punto. Ma sì, ma qui dobbiamo comunque distinguere tra quello che è l'interesse del mercato. Tant'è che Lucca Comics, se non sbaglio, adesso è diventato Lucca Comics and Games, poi sì, esatto. Lucca Games and Comics, fino a che non diventerà Lucca Games, cioè, perché alla fine purtroppo, no? Lucca Games, però con i cosplayer vestiti da manga, quindi sarà Lucca Games e no, cosplay. Ma i cosplayer, volendo, ci stavano anche a Games Week, nel senso, però, roba, ma sai, manga. In realtà la colpa è di questi fumettisti italiani, questi big comic. No, volevo dire che ci si può vedere dal punto di vista del mercato, allora sì, sicuramente più gente c'è, meglio è, e lo sappiamo, però dal punto di vista dell'appassionato sicuramente non è, cioè, io per dire, Call of Duty è un gioco che comunque ha fatto entrare nel mondo dei videogiochi e di riflesso in questo tipo di fiere gente che fino a quando non c'era Call of Duty i videogiochi li schifava. Schifava i videogiochi, schifava chi videogiocava. Adesso invece ti trovi sta gente, te la trovi dentro le fiere grazie a questi prodotti. Io, dal punto di vista del mercato, di chi lo vende, Call of Duty, beato a lui, ci fa i soldi. Chi fa le fiere, beato a lui, ci fa i soldi. Beato a lui, perché di riflesso ce ne guadagniamo tutti. Ma non lo so, cioè, Simone, infatti, perché quello che dicevano era un po' quello, ma nei commenti all'articolo. Sì, ma questo è un po' un, come dire, un po' da sindrome di Stoccolma, perché alla fine di riflesso esagerato. No, ma alla fine poi di riflesso tutti i giochi, dice, ah sì, ne guadagniamo tutti, ma non è che grazie a Call of Duty si espande il mercato e poi ti esce il gioco per hardcore vecchia scuola, ti escono altre copie di Call of Duty, altri giochi che cercano di copiare Call of Duty, eccetera. Secondo eccetera. Me non è proprio così. Io ti porto un esempio che è quello del cinema, perché comunque nel cinema indipendente ci sono stato dentro per diversi anni, anche una decina di anni. Anche se, ma non, l'importante magari è che non era lui che stava dentro di te. No, 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 non era io che stavo dentro al cinema indipendente. Okay. E mi ci trovo anche bene. Okay. E dico poi alla fine che tutta una serie di contestazioni che andavano magari su certi prodotti prevalentemente mainstream, che noi consideriamo cinema spazzatura, perché in effetti lo è, in realtà poi comunque in qualche maniera creavano industria, e creando industria comunque alla fine anche se un minimo quello che è l'indotto comunque ricade su chi comunque magari non c'ha meno mezzi, perché si creano più risorse, perché si investe magari più su un certo tipo di tecnologie, perché aumentano i service, e quindi aumentando i service praticamente è più facile anche accedere a determinate strumentazioni, quindi tutta una serie di determinate cose che comunque se c'è industria c'è vantaggio per tutti quanti, ma questo è così su qualsiasi tipo di settore ed è sempre stato così, come è sempre stato che comunque su un certo tipo di tipologia di interesse arriva poi il prodotto massificante e porta interesse e tutti a dire, ah però fino a che c'era quella cosa di quell'argomento lì se ne fottevano tutti, lo so, però cioè, vuoi dire, è da quando esiste il mondo che è così. Cioè, sì, Simone, ma il problema, ti ripeto, è che non solo prima se ne fottevano tutti, ma prima c'era anche una sensibilità estetica diversa, un gusto diverso. Inevitabilmente, anche se come dici tu, è vero pure sta cosa che quando c'è la massa ci sono più soldi e quindi ci sono pure più possibilità, però inevitabilmente quando c'è il prodotto di successo, e alla fine un po' il mercato si appiattisce in quel senso e si sperimenta di meno, si va verso quella si va verso quella direzione, sì, per però cui questi alla fine sono gli anni, scusami Bruno, mi pare che sono gli anni di Call of Duty e de GTA 4, 5, 6 e quelli che so, però so pure gli anni del mercato indipendente che comunque 10 anni fa non esisteva, cioè voglio dire, questo che ti dico, cioè nel senso tu potrai poi comunque sostenere la tua idea ed è anche parzialmente condivisibile, però ti dico che è vero che il mercato mainstream si va a schiacciare su certi tipi di meccanismo, ma crea un indotto che comunque permette ai ragazzi ai piccoli team comunque di emergere, infatti stanno uscendo fuori dei prodotti che non sono i prodotti mainstream e che se ti piacciono degli giochi, se non ti piacciono questo sicuramente, però se tu la vedi da un certo punto di vista ti puoi rendere conto che gli indie di oggi sono per la maggior parte o per buona parte sono gli stessi giochi che si giocavano 20 anni fa
solo fatti con meno mezzi. Per dirti, oggi molti indie ti trovi che magari scimmiottano le meccaniche, le estetiche dei giochi, dei retro games, però non sono fatti con lo stesso respiro, con la stessa ampiezza. Non ti trovi, che ne so, un Monkey Island, tanto per citarne uno, che Bruno dal mercato indie di oggi non, è difficile che esca, perché il mercato indie di oggi è puntato sull'esperienza un po' originale. Ma perché è cambiato tutto nel frattempo, però, eh? Cioè, sono cambiate le tecniche, sono cambiate le tecnologie. Ma poi non è neanche troppo, posso dire, cioè, non è neanche è cambiata troppo pure la cultura. Cioè, oggi Monkey Island non farebbe ridere un cazzo nessuno. Cioè, ma infatti quello che dico anch'io, secondo te. No, certe... Non capisco. Cioè, noi critichiamo il mainstream e poi dopo diciamo: sì, però vabbè, è vero. Allora poi lo critichiamo pure l'indie, perché l'indie in realtà ci porta a meccaniche del gioco che sono vecchie, che però non è più come la stessa cosa come una volta. Cioè, è un po' sparata per tutto. Allora, cioè, nel senso, guarda, sì. Io vorrei, cioè Mirko finisce, poi vorrei un attimo di pure io mettere una cosa. Alla discussione. Sì, mettiamo un attimo, tanto il binario che ha preso non mi dispiace. Mirko, no, stavi dicendo? No, stavo dicendo appunto sto discorso qui, cioè che secondo me delle manifestazioni del genere che catalizzano l'attenzione sul media fanno in fondo bene a tutti. Poi che dopo gli indie di per sé siano quello che dici te, Bruno, è verissimo, cioè sono diventati quello lì. Però io sono anche dell'idea che sono diventati delle produzioni, diciamo, di giochi retro fatti con meno mezzi, perché certi giochi non vanno nemmeno più, cioè l'avventura grafica in quel senso lì ormai è morta e defunta, come lo sono morti gli strategici, punto. Ok, però io... Allora, io la mia su questa situazione è la seguente, nel senso, quello che dice Bruno io lo capisco, ma non lo riesco a difendere, perché il discorso... No, nel senso, non lo condivido in pieno, come, un po' come te, perché... il fatto che non ci stanno determinati giochi, che non ci stanno più, c'è un motivo per il quale questa cosa accade. Ma oltretutto il fatto che tu dici erano più di ampio respiro, erano cose fatte in maniera diversa, chi è che sta con la tastiera? Ah, no. E il fatto che siano che non hanno ampio respiro è perché prima c'era dietro, c'erano i quattro programmatori, ma c'era pure qualche autore, cioè quelli che arrivavano a noi, quelli grossi, importanti, erano pensati come oggi sono pensati i titoli mainstream. Cioè, Monkey Island non può uscire perché non c'è sta un altro Ron Gilbert tra Shaw, Schaffer, chi c'è stava dietro ai tempi, in LucasArts, in qualcuno che fa l'indie oggi. Ma questo non, pure nel cinema è così, eh? Sì, appunto, quindi c'è, è quello il problema per cui... E poi perché si sono abbassate, Bru, le barriere d'ingresso, questo lo sappiamo. Cioè, tra trovare la licenza Unity, che magari, che ne so, o del tal motore più facile, cioè, è proprio una barriera che si è abbassata. Come noi lo vediamo nel giornalismo, o chi ci prova a fare giornalismo, si vede necessariamente anche nel prodotto. E io te lo dico nella musica, la stessa cosa. Essendo la barriera più bassa, adesso per mettere una traccia su iTunes ce la fai tranquillamente anche da casa, col tuo computerino. E fare una proposta. Ok, aspetta, però questo è un discorso molto più ampio. Cioè, stavo facendo un esempio ampio per giustificare poi la frase che stavo dicendo. Nel senso, nell'ambito dei videogiochi è quello che è successo. Non è un discorso che, perché da come l'ha messo Bruno, sembra che GTA ha ombra, o GTA, insomma, quel mondo lì ha messo ombra su le produzioni vere, quelle vecchie di 20 anni fa. E poi c'è questo altro problema, che chi poi fa i giochi, spesso sentendo pure un po' le mancanze di sti vecchi rincoglioniti che siamo noi, in più certi versi, siamo pure tutti il cazzo, esatto, fare. Perché il gioco che vogliamo fare, quelli che c'ha, che c'ha sanno, esatto, e le tre, il mostro a tre teste, la scimmia a tre teste, e quindi si diventano cloni di se stessi, perché sanno che comunque una cosa, un prodotto che scimmiotta roba vecchia e ti acchiappa pure il momento nostalgia, funziona, e quindi riesce a ritagliarsi, pure se per poche persone, una nicchia di pubblico, perché poi le avventure grafiche oggi o ti inventi
una cosa particolare, oppure sì, o ti inventi la roba Walking di Telltale. Esatto, Telltale che è stata, io me lo ricordo, è stata perculata per anni, Telltale, da quando è iniziato Telltale è stata, esatto, è stata perculata, c'è voluto tutto quel procedimento per tirare fuori poi Walking Dead, che mo vediamo come regge. Hanno avuto il coraggio di sperimentare una via che a tratti ha fallito, cioè, infatti hanno trovato delle strade chiuse, poi dopo hanno provato a reinventare magari con altri meccanismi, poi hanno fallito ulteriormente, poi dopo magari hanno ritrovato una via che adesso perlomeno ha funzionato, e si basano poi tra l'altro pure su una grande scrittura, perché poi più che altro hanno capitalizzato tutte le porte, cioè hanno capitalizzato tutte le cose buone che c'erano sepolte in un mare di merda degli altri giochi. Sì, ecco, probabilmente hanno affinato un po' il tiro, e quindi tra l'altro scusami, ma giocate The Wolf Among Us, perché è pure graficamente splendido, perché è scritto bene. Sì, infatti lo recupererò. E in realtà, utilizzando il vecchio motore grafico di The Walking Dead, che ovviamente aveva i suoi oggettivi limiti, nel trasporre ovviamente questo stile fumettoso, questi colori accesi proprio da fumetto, riesce ad ottenere risultati veramente, veramente belli, visivamente molto bello, e comunque un primo episodio insomma abbastanza particolare, e cioè poi se non conoscete come me, non conoscete la serie dei fumetti, perlomeno la novel, insomma, rimanete pure un po' che cazzo. Ecco, quindi comunque questo è Bru, secondo me. Questo è secondo me Bru un po' il problema, il discorso, quindi mai come oggi invece devono esserci tutti questi mercati. Poi nella fiera che, cioè, a me fa molto più incazzare, tanto vabbè, lo sapete già, però mi fa molto più incazzare chi ci lucra e chi va a fare il personaggio, senza allusioni, in generale, con me la godo o anche senza fare allusioni, ma fare proprio nomi e cognomi. Talmente tanta gente ci stava. No, c'era talmente tanta gente. Ciao, me la godo. No, ma era l'esempio che scrive Federico nel ciao. Esatto. Ciao. Sì, no, non assolutamente. Amici di Meragù. Io non so manco chi cazzo siano, quindi ecco. Appunto, io l'ho scoperto stasera, non so chi ci sta sotto, quindi potrei accassare. E quindi però dico, mi fa molto più male quello, ma forse perché poi è più poi legato al settore nostro, insomma, che cerchiamo di sbatterci in una maniera o nell'altra per che non abbiamo scelto la via più facile, diciamo, facciamo un po' facciamoci pure un po' di masturbazione a vicenda su questo, cioè a vicenda, scusa, fatta no a vicenda nel senso tra di noi, non vabbè, ognuno per sé, ognuno per sé, ma insieme, cioè pensandoci insieme, no separati, che è quello un po' il discorso che magari fa più fastidio, perché pensa il fatto che mio fratello, pensa se facciamo il raduno di free playing e poi dice, oh dai ragazzi, facciamo un po' di masturbazione fuori tra i guanti, esatto. E quando ci sta il, quando vedi quello, quando vedi che si è scelta un'altra via un po' più facile e ti infastidisci, quando vedo invece che mio fratello 14 anni, ma io non ha idea, non ha proprio idea, cioè mi ha detto, ma la differenza PlayStation 3 e PlayStation 4? Beh, ci sono 6 anni di differenza, mi ha risposto, una costa di meno, cioè, giustamente, però lui gioca a FIFA, non è interessato ad altro, con tutto il fratello ci prova in tutte le maniere, e da una parte sono contento che però quantomeno ci sia una console in più che crea indotto, che una è meno, per dirla proprio semplice. Quindi oggi c'è spazio per tutte e due, c'è spazio per i vecchi rompicoglioni come noi, voglio un'avventura grafica come nell'85, voglio difficile, oppure... Però io non la dico sta, cioè io allora apprezzo e ricordo e magari faccio la cronaca di quello che è stato il passato, ma non è che dico io mi rigiocherei le avventure degli anni 80, io non gioco manco le avventure grafiche che escono adesso, pure essendo stato un grande appassionato, perché per me è solo un reiterare un qualcosa che non esiste più, cioè, oggettivamente. Ma quello sì, quello sono d'accordo, però poi dipende, perché per esempio ci stanno tutti i King's Arthur lì, la roba che sta uscendo per Nordic Games, che uscì per Nordic Games, quell'esperimento di Cognition, cioè ci sono delle cose che secondo me in qualche maniera, Shadow of the Vatican,
Ci sono delle cose che poi quelle che sto seguendo poi per lo shelter, perché alla fine sono diventato l'uomo avventure grafiche. Ci sono delle cose che effettivamente regalano. Purtroppo io vorrei un nuovo Siberia che adesso non c'è, per dire, e questa è una cosa che, perché poi lì no, entra proprio la narrazione, entra un altro. Ma te faccio la domanda, perché tu, sì, ma tu lo ricordi Siberia? Sì, che me lo ricordo Siberia. Oggettivamente, te lo ricordi Siberia? Perché sì, poi c'è la domanda che ti faccio è: ma tu oggi un Siberia dove giocheresti? Sì, no, io adesso ho cambiato proprio gusti, perché o c'ho il gioco mainstream, cioè il gioco che mi prende la botta da matto, il gioco. No, allora non ti ricordi Siberia, secondo me, perché per quanto esteticamente possa essere bello, per quanto possa essere poetico, cioè era lento, ma lento come la morte, cioè era un gioco che tu oggi te stufferesti di giocare dopo la terza schermata. Quello non cioè io adesso a parlarne così ti direi così, poi cioè direi di sì, poi vediamo a riprenderlo in mano. Comunque Simone, se potevo un attimo dire una cosa conclusiva, più che altro quello che ho detto lo volevo dire dal punto di vista proprio il sentimento mio, che magari riesco a capire pure quello che prova Federico, ma poi alla fine è logico che il mercato vada da una certa parte, uno se ne rende conto, non è che non ce ne rendiamo conto, semplicemente è come a dire, se ti arriva uno che ti dà uno schiaffo in faccia e dice vabbè, ma hai fatto male, quella è la reazione, però poi magari ti rendi conto che magari tu l'hai guardato male prima, allora eccetera eccetera, era tutto normale, però la reazione sul momento è che glielo vuoi restituire. Detto ciò, come diceva Simone Pizzi, è vero comunque sta storia dell'indotto, perché la volevo dire sta cosa, visto che comunque su Indie Vault ne abbiamo parlato, nella Games Week c'era anche uno spazio per gli sviluppatori che si chiamava IGDS, Italian Game Developers Summit, dove hanno parlato alcuni sviluppatori italiani, anche stranieri, ospiti, insomma, diciamo, poi c'era anche uno stand per i giochi indie italiani, che quest'anno c'è stata ESVI che ha pagato il prezzo dello stand, ci sono state una decina di sviluppatori italiani che si sono messi là, c'era un Oculus pure là, e alla fine molta gente è andata là, forse proprio più la gente per provare l'Oculus che l'altro, però nel frattempo esatto, si vedevano anche gli altri giochi indie fatti in Italia, quindi diciamo che sta cosa che dicevi tu, che Call of Duty ti attira tanta gente, ma poi magari un 10% di quelli si vanno a vedere pure i giochi indie, è anche vera da sto punto di vista, quindi speriamo che serva a qualcosa, anche se, ripeto, io nelle news, non so se Simone l'ha messa nella scaletta, però c'era la news di Riccitiello di qualche tempo fa che diceva... Dai, se la vuoi dare. No, ma era giusto per accennare a sto fatto, che diceva che cosa i giochi per console possono imparare dai giochi mobile, e tra le varie cose diceva, i giochi per console, vi ricordate quando i giochi c'erano il manuale di 500 pagine, adesso invece un gioco devi imparare a giocarci in 20 secondi, se no non è un bel gioco. Cioè, io capisco il fatto di dire che il gioco deve essere immediato, ci devi imparare a giocare subito, però questo, se portato alle estreme conseguenze, potrebbe anche significare che tutta una serie di giochi che comunque a noi piacciono, ci appassionano, sono destinati un po' o a sparire o a essere ultra semplificati, e in questo senso che dicevo prima, che comunque no, quando le cose si massimizzano, secondo me no, però ma non lo sai mai, cioè, Simone, perché pure è vero che il videogioco oggi è diventato intrattenimento di massa, quindi già non è più videogioco in senso più strettamente legato con la concezione classica, diventando intrattenimento per Sony un videogioco è al pari di un Blu-ray, di un film. Sotto certi aspetti, chiaramente si cambia la sua fruizione. Esatto. Sì, esatto, il modo in cui lo fruisce. Però, per esempio, perché Sony spinge tantissimo sui giochi di David Cage? Perché è scema. Perché è scema. Ma no, secondo me loro c'hanno una loro concezione, che è quella di costruire questo, di utilizzare anche le loro macchine per questo nuovo tipo di intrattenimento digitale più o meno interattivo per le famiglie, sempre più di massa, e d'altronde loro quello fanno, cioè nel senso vendono console, vendono software, e non credete che, cioè, secondo me, poi lo vedremo, non credo che Quantum Break sia tanto diverso concettualmente. No, ma probabilmente sarà anche peggio. Capito, cioè che c'è pure associato il serial televisivo, capito? Perché purtroppo
netto, sottile differenza tra l'intrattenimento televisivo, cinematografico e l'intrattenimento ludico, in qualche maniera si sta assottigliando sempre di più. Poi... Beh, ma anche perché quando giochi, cioè il tempo in cui tu giochi è esattamente lo stesso tempo in cui tu potresti guardarti un film, no, questa, una questa... serie TV. Sì, ma questa è un'interpretazione del tempo degli anni nostri che è veramente una... Sì. Ti manda fuori di me, cioè non lo so, la trovo veramente aberrante. Però posso dire, Simone, io quando avevo 20 anni fa e giocavo, che ne so, 15 anni fa e giocavo con l'amica, 20 anni fa quando ero, manco mi ricordo perché ormai ho perso cognizione dello spazio e del tempo. Cioè, andavo a scuola, studiavo o non studiavo, a seconda, cioè avevo le ore per giocare al computer o alle console. Oggi, siccome che non so soltanto i teenager che fanno mercato, ma il mercato è composto anche da quelli dell'età mia, io ti dico che comunque quelli dell'età mia non ce l'hanno il tempo di mettersi a giocare. Io non ce l'ho il tempo di mettermi a giocare, c'ho il tempo di mettermi a giocare a Beyond. Perché sì, Beyond mi metto lì con la famiglia e vediamo sta storia, la vediamo insieme. Sì, ma tu fai una scelta, è quello il discorso, senso, cioè quello che sceglie e preferisce vedere. Magari essere aggiornato sulle serie TV e per i videogiochi quando capita, e c'è quello che invece preferisce buttarsi sul... Simone, ma comunque c'è una differenza, perché se ti guardi la serie TV, per quanto deve essere complicata, comunque una forma di intrattenimento passivo che tu ti metti là, la mandi avanti. Sì, c'entra, perché comunque se invece ti fai il gioco devi essere partecipe, devi essere attivo, da solo avanti non ci va. È come dire, è come se tu dici, ah, c'hai tre ore, in queste tre ore ti puoi fare una partita di calcetto oppure ti puoi vedere un film. È diversa come cosa, perché se ti fai la partita di calcetto comunque devi averci un certo... Se magari sei stanco dopo una giornata di lavoro, il film te lo vedi, la partita di calcetto invece è più difficile. Quello è un discorso, è difficile, però ma se è proprio tu quello, c'hai discorso. Quello scimmiato... Aspetta, se c'è quello scimmiato, a parte che fa la partita di calcetto e gioca un videogioco è un po' diverso, ma se tu fai... sei scimmiato di calcio, sì, se tu sei scimmiato di calcio tu sicuramente sarai, se non stai a fare la partita di calcetto o perché non reggi, ci avrai Sky con la partita e te stessi qui, cioè è proprio un interesse, ma e infatti... anche nel tuo hobby tu dedichi del tempo della tua vita, della tua giornata, lo dedichi a determinate cose. Se tu vuoi avere tutto, e che Stefano diceva prima, no, perché se tu vuoi avere il tempo della serie TV io lo impiego non può essere pensato, cioè, o meglio, può essere, però secondo me è aberrante pensare a una cosa già che io devo vedere. Cioè, è ovvio che in Quantum Break, se effettivamente c'è una serie TV collegata o Halo, una delle due cose farà cagare, perché non sarà perché sono media diversi, proprio perché uno prevede un'interazione, uno non la prevede, anzi prevede un'interazione, cioè, vabbè, insomma, non la prevede, quindi non può. Vabbè, però ci hanno provato da 20 anni. Però tu devi dare sempre tempo al tempo alla sperimentazione. Su Quantum Break, il problema è che la serie è a compendio, a quanto pare sia praticamente un'aggiunta. Diciamo, come fu Hack. È come i fogli di carta di Alan Wake per terra. Insomma, capito? Che tu trovavi i foglietti e ti spiegavano, diciamo, in più cose che. Poi voi secondo me, ragazzi, cioè sarebbe da tenere anche in considerazione il fatto che c'è un'interconnessione tra i media sempre più forte, cioè nel senso che col fatto che entrambi hanno uno schermo, tra virgolette, di mezzo, e come giri un film, ormai si girano le scene dei videogiochi. Cioè A tratti i videogiochi costano anche molto di più di quanto costa una produzione cinematografica. Quindi, cioè... Sì, ma poi non so, vedevo ad esempio... Il vantaggio però di tutto questo è che voi immaginate una situazione catastrofistica dove praticamente Electronic Arts a un certo punto canna i tre elementi fondamentali della sua campagna commerciale nell'arco di un'annata, e quindi praticamente si crea un elemento di crisi o uno stato di prefallimento, metti l'ipotesi, no? E questo significa che praticamente parte di questo grande mercato, di questa grande industria, entrerebbe praticamente in una crisi abbastanza radicale, il che significa che poi non ci sarebbero, è vero, non ci stanno più giochi mainstream, che bello, perché ci hanno intercazzo, questi giochi sono tutti uguali, però dall'altra parte ci sarebbe anche il problema che tutto quell'indotto, che poi in realtà ci crea comunque dei giochi alternativi, dei giochi diversi, dei giochi che comunque magari sono piccoli, magari costano poco, magari comunque ci divertono perché, proprio perché sono piccoli,
metti The Brothers, no? Uno, c'è un gioco come quello, dite, tu lo finisci in due ore, però ecco, c'è il tempo di finirlo, ti ha fatto piacere averci giocato, ecco, tutta sta roba sparirebbe insieme a tutto il resto del mercato. Quindi in realtà noi dovremmo sempre fare il tifo, voglio dire, essere sempre sostenitori di questi grossi progetti che loro fanno, sperando sempre che non arrivino mai a quel limite di break che poi alla fine prima o poi potrà mandare in crisi il mercato, perché tutti i mercati prima o poi andranno in crisi, insomma. Allora, il grosso, no, dico, allora, è ovvio che siamo di fronte a un grosso cambiamento, e questo, e le impostazioni che hanno, che stanno prendendo con le nuove console, dove non c'è più forza bruta come prima, ma con un hardware che magari potrebbe regalare emozioni, non abbiamo, cioè alla fine si sfrutta e si deve utilizzare e impiegare per tutte le possibilità, quindi lo share, quindi c'è, cioè, quell'hardware sulla carta potrebbe essere molto potente di tutte e due le macchine, molto discreto. E invece, quale hardware, scusa? Delle due console nuove. Oh, ok. Che poi ne voglio parlare un attimino di questa cosa. Sì, infatti io, aspetta, e dico, se quelle risorse devono essere poi impiegate per lo sharing, per vedere la televisione interattiva e cose del genere, è proprio un momento epocale, senza contare poi Steam Machine, tutto quello che sta portando poi il gaming su PC. Siamo di fronte, quindi questo vuol dire che siamo di fronte a un profondo cambiamento, o comunque a un ribollire, come lo vuoi dire, insomma, sotto sta cenere qualcosa si sta crescendo e sta ancora bruciando, insomma, mettila come vuoi, sembra che ci sia un'evoluzione naturale, ma invece è profonda, non è una cosa piccola. In pochi anni si è assistito veramente a un assistiremo a una cosa molto radicale, ancora non è finita, questo sicuramente, però, e sono anche contento, come dici, che esiste GTA 5 con tutto quello che ha portato e tutto quello che è. Dobbiamo essere solo contenti, sì, perché lo scrivo pure dagli affari nei commenti, perché porta comunque determinati introiti, porta determinato lavoro, porta tutta una serie di cose. Il problema è, come dici te, che ci vuole adesso che arrivi uno standard, piano piano uscirà fuori con gli anni, con la selezione naturale, mettila come ti pare, però si deve ritrovare una via, perché questo pratica omnicomprensiva dove c'è tutto dentro, dal videogioco alla serie TV e all'applicazione, che poi si attacca e tu poi stacchi la console e giri con l'applicazione che è più piccola, oppure col codec di Mass Effect, gli esempi che ci abbiamo, la gamification, non può entrare tutto e riuscire tutto bene, quello che stanno presentando tra Sony e Microsoft e tutti i vari competitor minori, cioè o ritaglieranno delle fette di mercato molto settoriali, oppure qualcuno ne uscirà vincitore e qualcuno ne uscirà sconfitto. Quindi stiamo a vedere, perché secondo me determinate cose fanno anche male, fanno proprio male anche a noi utenti. Sì, ma quello, Simmo, scusa, c'è in tutti i campi, comunque c'è delle innovazioni che tornano poi dopo anni, tipo i tablet che adesso sono, cioè adesso ormai qualche anno che sono la moda, si erano visti già 10 anni fa ed erano già stati proprio additati come la peggio cagata della sua terra. Beh, quello perché, vabbè, mo io non voglio... Vabbè, perché spesso le tecnologie vengono immesse nel mercato magari quando ancora il pubblico magari non è neanche pronto. Devi sapere come presentarle. Perché la tecnologia poi non è ancora, veramente non è ancora ben sviluppata. Questo è uno dei meriti, insomma, che ci ha avuto Apple Apple. No, Bashan ha detto che Jobs era un ingegnere di merda. Io ho detto Apple. No, ma era un ingegnere di merda, ma era uno che sapeva venderti la cosa nel momento giusto, al modo giusto. Ma considera, io non sono un fan di Steve Jobs, quindi vai No, penso che fosse ironico, Stefano, su...
su Bushnell. No, no, è vero. No, no, ironico. Chi Bushnell? No, ma guarda che... Ma Bushnell l'ha detto proprio, forse. Ma tu, da come l'hai detto tu, forse volevi prendere per culo Bushnell, forse. No, volevo... Adesso. Volevo buttarla lì e basta, cioè. Ah, ok. Non facciamo il processo alle intenzioni adesso, no, per ogni cosa. No, ma, cioè, è risaputo il fatto che Jobs fosse un fascista che puzzava. Però era un fascista che puzzava e sapeva esattamente quando e come venderti una cosa e sapeva vedere il potenziale dove tutti gli altri vedevano la cagata. Cioè l'interfaccia con il mouse, per dire una stupidaggine, l'ha comprata a 4 lire dalla Xerox e ci ha fatto i miliardi anche solo con quello. Noi della Apple, vabbè, non andiamo, no? Ecco, no, infatti, ormai, però sì. Voglio dire, era giusto per dire che non hai detto una scemenza a dire che è arrivato Apple e ha saputo vendere i tablet dove nessuno ci era riuscito. Esatto, è quello che alla fine, cioè, diceva Mirko, io sono d'accordo, Mirko, e il fatto è che adesso, appunto, con i soldi che girano, e abbiamo visto Hollywood già un po' che fine ha fatto. Il momento è delicato, questo sì. Poi è inutile che ci andiamo adesso a intorpinare, intorpidare, bellissimo. Intorpinare con la N. Ah, intorpinare. Quindi Mirko, vai, chiudi e poi magari cominciamo. No, ma non ho niente da chiudere, cioè... No, devi chiudere adesso. Quindi chiudo e passiamo a Extra Credit, direi. Sì, prima di passare agli extra credits, però, volevo ricordare i nostri benefattori, cari amici, perché anche questo mese posso, Simone? Pronto? Posso, Simone? Che non t'ho... Sì, vai. Dicevo, volevo ricordare i nostri benefattori, perché, cari amici, vi ricordiamo che se andate su www.freeplaying.it ci stanno tutti i social network, ci sta Facebook, Google Plus, Twitter, Steam pure, che tra l'altro stasera ci siamo dimenticati di dare l'avviso su Steam, però seguiteci anche là, e c'è anche il mitico pulsante PayPal che serve per pagare gli ospiti, vero Pezzi? Sì, io infatti... Aspetta, è già arrivato l'accredito, quindi... Ah, ok. E quindi volevamo ringraziare Leon Sander e Gianmarco che ci hanno, diciamo, fatto un obolo, ci hanno mandato un obolo, grazie ragazzi, grazie a voi, se non c'eravate voi, Free Playing sarebbe già chiuso da 20 puntate, invece adesso, come vedete, andiamo avanti. E possiamo comprare anche la cifra, però, se no... Quella si dice il peccato, ma non il peccato. No, perché io conosco uno che dice pure quanto piano, cioè, quindi... Ancora non ci siamo arrivati, ma ci arriveremo. Possiamo comprare le medicine a Davide. Infatti. Grazie a Gianmarco e all'altro che non mi ricordo il nome adesso. Solo se il dottore fa la ricetta, però. L'Imodium è già in volo verso Londra. sì, esatto, sta con l'Imo. Casse di Imodium. Con l'Imo Plane che è andato su. Comunque direi di passare extra credit. Scusa, ma di Xbox e PlayStation diciamo proprio niente. Ma sì, degli extra credit, magari i giochi. No, pensavo così, era più. No, vabbè, è perché in realtà extra credit, cioè nel senso i giochi che stiamo giocando. Tutto, giochi, libri, siamo di qualsiasi cosa, ok. Sì, le pantofole nuove. No, io faccio extra credit parlando delle nuove console. Se facciamo esatto, extra credit. Esatto. Allora andiamo. Anche perché è l'unica cosa che ho provato in settimana. Bravo. Ok, allora io aspettate un secondo, faccio l'intro. E adesso fa una bella pipì, una bella pipì, una bella pipì, 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 una bella pipì, 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 una bella pipì, 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 pipì. Ed eccoci arrivati ad extra credit, la rubrica dove parliamo qua. Oggi fermento, grandissimo fermento di giochi, di novità, di console, di tantissime cose, che io farei iniziare subito Stefano Tarico, che ha detto che ha tantissimo da dire, mi ricordo bene. Parlo delle nuove console di Xbox. Fateci un quadretto, fateci un quadretto tu e Simone, che approfittiamo dell'extra, della parte extra credit per commentare giochi eventuali o console nuove viste e vissute. Hai giocato a Rise, il gioco del gladiatore con la schiena no, dritta? No, mi sono rifiutato categoricamente. Perché sei il quick time event. Comincio velocemente con PS4, che è quella che ho provato di meno per quel fatto di saltafila eccetera eccetera.
Beh, innanzitutto il pad, il nuovo DualShock è ottimo, l'ho trovato veramente ottimo sia per i grilletti, sia per le dimensioni, sia per i dorsali, cioè tutto molto bene, tutto molto buono. Ho provato Resogun, che è il gioco fatto da Gatsu di Ring of Merda. Che tra l'altro è stato investito da uno shitstorm su NeoGAF, ma quello magari lo mettiamo in prossima puntata. Perché io lo difendo. A me interessa invece. Io lo difendo e ha molta ragione. No, niente. No, ma il Resogun è ottimo, è uno di quei classici giochi che non giochi mai, cioè non vorresti mai giocare, ma quando ti capita tra le mani è una droga e non vorresti staccartici mai. E infatti mi ha fatto tornare la voglia di prendere PS4 al day one dopo le recenti defezioni dei giochi di lancio. Sei proprio un ricco, proprio un assolutamente ricco, pagato dalle software house, pagato da David Cage. E poi ho provato Xbox One con Forza e Dead Rising. Anche qui il pad è ottimo, pur essendo un'evoluzione del pad 360 normale, però ottimo il nuovo pad, ottimo Dead Rising, che non scatta come si leggeva nelle varie demo, non so se avete letto, ma comunque tipo la Gamescom scattava, non era fluido, eccetera eccetera, invece la demo della Games Week era un po' più recente e si sono risolti parecchi problemi di fluidità. E Forza invece è tanta roba, e ci sono i grilletti vibranti famigerati che ti danno un feedback a seconda di quando freni e quando acceleri, soprattutto se disattivi tutti gli aiuti alla guida. Vibrano a seconda di una staccata più forte o di un'accelerazione con cioè con fotone, le ruote che sgommano. Esatto, fotone però gioca con il volante Fanatec da 9.000 euro, quindi. Okay. Quindi forti sgrillettamenti in arrivo per tutti. Assolutamente, grilletti vibranti per tutti a 2.20. E tra l'altro non so se avete visto l'intervista alla standista di Xbox One che abbiamo pubblicato su IGN. Purtroppo la parte con i grilletti vibranti è stata tagliata, ma era la parte più bella di tutta l'intervista. Ma lei ha capito oppure parlava dei grilletti vibranti della Sony? Lei viaggiava nel suo mondo, però era comunque ottima. Pure un altro vabbè. Un peccato che sia stata tagliata. E niente, passerei la palla a Simone 2, visto che anche lui era la Games Week, ha provato le nuove console, e vi saluto e vi ringrazio. Ciao Stefano, ciao. Grazie. Dalle a tutti su IGN. Allora, a settimana prossima con Salviamo Santichi. E anche su The Walking Podcast, che lo dicevano all'inizio della puntata, che ci vuole il commento su questa puntata. Io l'ho vista a metà e quindi già so che non so niente. Perché... Un saluto a tutti. Ciao, grazie. Ciao Stefano. Simone, ti hanno passato la palla. Sì, no, io intanto ho provato solo la PlayStation 4 e per il resto ci saranno articoli su Xbox, su allgamesitalia.net i prossimi giorni, proprio perché insomma in realtà ognuno si è fatto una cosa e ognuno si è fatto un articolo, così almeno non facciamo scontenti nessuno. No, allora, intanto penso che siamo in una condizione così di... abbiamo provato cose che... A parte Knack lì, come si chiama il gioco del pupazzo snodabile, che in realtà dovrebbe essere un gioco puramente next gen, in realtà voglio dire, cose tipo Assassin's Creed sono comunque prodotti intergenerazionali, quindi poi alla fine la vera potenza magari della console o la vera estetica insomma che può tirare fuori sta console sicuramente la vedremo più in là. Noi abbiamo provato appunto Knack, ci siamo messi lì a giocare là un pochino, devo dire che l'approccio insomma col joypad è interessante, molto mi ha fatto piacere insomma. Stai parlando di Knack veramente? Sì. Ok, scusa. No, ma non del gioco in sé, cioè, nel senso, sto parlando del joypad. Cioè, ah, ok, vai.
Per un momento ho pensato, sta parlando bene di Knack, ho detto che cosa. No, non stavo parlando bene, stavo parlando che era interessante il comunque l'impugnare l'oggetto, perché ti trovi molto più a tuo agio, molto più compatto, molto tutto più a portata di mano, molto più gestibile, insomma, quindi okay. Mi ha fatto veramente piacere questo. Per il resto ho detto i giochi, insomma, perlomeno i giochi che abbiamo provato noi, dicevano il tempo che trovano, dicevano c'era un gioco di macchine, adesso manco mi ricordo come cazzo si chiamava, quindi figurate. Drive Club, suppongo, sarà PlayStation 4. E, però ecco, insomma, nel senso, interessante. Secondo me l'unica cosa veramente rilevante era l'oggetto, il joypad, insomma. Per ora è di questo, insomma, che mi ha fatto piacere aver provato, mi ha fatto piacere poi poter parlare, perché poi, ribadisco, insomma, i giochi con il tempo che ci abbiamo avuto a disposizione, perché poi funzionava così, in effetti, cioè con il pass saltafila, tu entravi, poi eravamo io e Marco il distruggitore, in realtà il problema è che io poi c'avevo anche una telecamera appresso, quindi mi hanno rotto i coglioni tutto il tempo, perché non volevano assolutamente che io filmassi niente, nonostante che avevo garantito, insomma, che non avrei fatto nessun tipo di filmato, e così è stato. Però c'era sempre il gorillozzo che ti girava dietro, e comunque c'era sempre tanta gente, era una postazione libera, era un po' complicato, quindi alla fine, vabbè, insomma, Marco ha provato e giocato molto più di me rispetto a quello che c'era da provare, quindi poi, vabbè, magari ne parleremo più in là. Però ecco, insomma, il joypad è un bel oggettino, insomma, questo sicuramente. Il resto, okay. Anche la console è una bella, cioè, nel senso, comunque fa la sua sporca figura, insomma. Aspetto, insomma, per esprimere un giudizio reale, aspetterò comunque quei mesi necessari per far passare, comunque, magari quando ci usciranno rente giochi che metteranno un po' più alla prova magari questi hardware, che allo stato attuale, a livello di definizione, a livello di grafica, insomma, sembrano sicuramente migliori, anche se, come ovviamente era evidente e prevedibile, non è che c'è stato poi sto stacco così fantasmagorico, insomma, perché poi chiaramente già i livelli, insomma, della PlayStation 3 erano decenti, così come quelli dell'Xbox 360, insomma. Per quanto riguarda invece la One, purtroppo c'è andato Cesare Giraldi, io non mi ci sono avvicinato, ma non ho empatizzato molto con questa console sin dalla prima presentazione, insomma, quindi insomma, se ne occuperanno altri. Perfetto. Poi altri giochi che hai giocato, che hai visto, che ti sono piaciuti? Allora, lì? No, in generale, nella vita, insomma, film, che ne so. No, no, io posso, ribadisco quello che ho detto prima su The Wolf Among Us, okay. Perché comunque vale la pena, mm-hmm. E probabilmente, forse la prossima settimana faremo uscire anche un video proprio su questo, perché, insomma, c'è interesse, nel senso, la meccanica, lo possiamo dire tranquillamente, senza svelare aspetti della trama, che già da subito, insomma, sono abbastanza particolari. Possiamo dire c'è gente che muore, questo possiamo dire, vabbè, c'è gente che muore, si sa, insomma, però le meccaniche sono riesteticizzate, nel senso, modificate come formula, come tipo di interfaccia, ma fondamentalmente sono le stesse di The Walking Dead. Anzi, forse a tratti hanno forse più un look da avventura grafica rispetto a The Walking Dead, ma insomma, sostanzialmente la struttura di gioco è la stessa, perché comunque hanno trovato questa formula che in qualche modo è, secondo me, funzionale al tipo di narrazione che vogliono fare loro. Senza entrare nel discorso di quanto sia videogioco o non videogioco, per me comunque è un'ottima soluzione, perché ti permette comunque di interagire e di partecipare, di avere anche delle scelte fondamentali all'interno della trama, su una storia che comunque è ben scritta, anche se poi ovviamente anche qui c'è sempre l'appunto che possiamo fare, che è quello del menefreghismo più totale da parte di Telltale verso una traduzione, anche se solo testuale, rispetto, insomma, ai sottotitoli o comunque al gioco in sé. Non parlo di doppiaggio, perché chiaramente non mi aspetterei mai una cosa del genere, però, insomma, quantomeno dei sottotitoli, dovremmo, per chi ha PC e Mac, aspettare le traduzioni amatoriali, o poi se usciranno magari delle traduzioni ufficiali, che ancora, insomma, non ci sono in giro. E poi aspettiamo su The Walking Dead Season 2, che come mi aspettavo ha fatto la sorpresina.
che è quella insomma che mi aspettavo un miglioramento se non altro del motore grafico, perché oggettivamente il motore che utilizzano loro era arrivato insomma penso al limite, a un limite estremo insomma oltre il quale non si poteva più andare in effetti, anche perché comunque The Walking Dead a differenza di The Wolf Among Us, che comunque ha un suo look estremamente fumettoso, tutto estremamente colorato, molto sparato, molto pop, in realtà anche The Walking Dead si ispira comunque alla grafica del fumetto, però richiede comunque una fotografia, diciamo così, un disegno, un taglio anche di luce che sicuramente quel tipo di engine insomma probabilmente oramai non poteva più dare. Questo è, e mi fa piacere comunque che hanno finalmente presentato, perché eravamo tutti molto molto in attesa insomma, perlomeno tutti noi, io poi non so voi. Viva The Walking Dead, e la bambina muore poi esatto. E se vuoi passare la palla a qualcuno, sì, passo la palla a chi volete voi. Di un nome. Vabbè, a te, dai, a te, te lo passo a te, okay. Dai, che sei bravo e buono. Allora, io che vi dico? Io vado veloce nel dirvi che ho finito GTA 5 esattamente ieri, mi pare. Sì, era ieri. E alla fine, per concludere, senza stare... Sì, no, dico, senza stare poi a girarci troppo intorno, perché ne abbiamo parlato... vale quasi tutto quello, tutti i soldi che ci ho speso, vale anche il tempo che ci ho speso io, che 40 ore penso, quasi 50 ore su un gioco non penso, non le facevo da non so quanto. E invece per questo gioco devo dire che è stato un piacere, è il secondo o il terzo GTA che finisco proprio da quando ho iniziato a giocare GTA, quindi per me è già tanto, perché dopo un po' non gliela faccio più. E continuo nella mia idea che il personaggio rivelazione non è Trevor ma è Michael, perché Trevor è veramente quello che si aspettano tutti e fa proprio quello che tutti si aspettano nella maniera in cui tutti si aspettano, non lo so, mi sembra nel suo tirare tutto sopra le righe, ma veramente tanto sopra le righe, rimane proprio stereotipato, una macchietta e stereotipato, sì vabbè, ma comunque GTA si muove proprio all'interno degli stereotipi, quindi funziona anche un po' per quello. Però non lo so, forse io sono un po' più avvezzo al personaggio Michael, che ricorda Terapia e Pallotto, pure quella specie di Sopranos, quella commedia un po' dark, però divertente, non lo so. Io l'ho trovato molto più interessante, non so se Mirko la pensa come me, però l'ho trovato molto più interessante Michael e tutta la vicenda di Michael, che non Trevor, che veramente proprio... Sì, no, anche per il vero protagonista è Michael, e forse quello in cui un pochino ti ci riesce anche a affezionare dei tre, gli altri, ma insomma, cioè Trevor a me ha divertito, anche perché ci sono un paio di momenti che sono veramente talmente fuori e sopra le righe che... Sì, ma sono quelli che potremmo... Scusami, vai. No, che mi hanno lasciato piuttosto interdetto proprio... Però poi alla fine è la solita roba rockstar. Sì, capito? È come se io e te e Bruno mo cominciamo a cazzare su un personaggio. Ah, fai che si. No, fai di più, fai che si. Sì. Che si scopa. Fai. Cioè, capito? Che è proprio quell'andare. Probabilmente l'hanno fatto così. Esatto, Bruno, esattamente così. Cioè, proprio assommare. E poi nello stile sempre raffinato degli americani. Dove appunto poi lui, dove c'è lui c'è sta la merda proprio la vera, e Mirko ha capito a cosa mi riferisco, e ci sta il sesso che non c'entra niente, ci sta il disprezzo, è veramente, però poi questo personaggio a un certo punto quando serve parla in inglese giusto, perfetto, dice le cose, è educato, cioè c'ha proprio degli alti e bassi che non vogliono dire veramente niente. Comunque vabbè, è prevedibile. È prevedibilissimo appunto nell'essere scheggia impazzito. Ti aspetti proprio che faccia quelle cose, e effettivamente fa quelle, insomma. Sì. Invece Michael mi sembra molto più raffinato anche nel bravo ragazzo, diciamo. No, bravo ragazzo quello proprio no, però insomma molto molto più non lo so, misurato, sì, forse è proprio veramente il protagonista
alla spalla del giocatore, perché poi il giocatore è alla fine il negro, cioè Franklin, cioè il tipico personaggio Rockstar di GTA, cioè un pupazzo fondamentalmente, cioè proprio. È un guscio vuoto, un negro comunque. Sì, sì, no, è un guscio vuoto, è non in negativo, cioè proprio un personaggio, è proprio il personaggio di GTA, dove no, io non voglio ammazzare, io sono un amico, e poi hai appena finito la missione e ne hai ammazzati 400, okay? Mentre gli altri due, su questo per fortuna non c'hanno problemi, lui è proprio quell'inettitudine la stessa di Nico Bellic, che è proprio fastidioso, di CJ, di quel tipo di personaggio di GTA. Ma lo sai che ho notato io, scusa, intervengo poi dopo, è che hanno voluto, anche se secondo me un po' edulcoratamente, hanno voluto mantenere le dinamiche, insomma, del GTA, perché si dica questo è un GTA e nessuno può contestarlo. Ovviamente inserendo già anche dal capitolo precedente, in maniera molto massiccia, una trama che prevede comunque anche una personalizzazione del personaggio, nel senso che comunque la storia ti racconta, cioè ti racconta la storia di uno che in teoria è in una maniera, poi dopo quando il controllo torna a te tu puoi essere il peggio disgraziato balordo infame del mondo, che magari è anche in contrasto con quello che la storia ti racconta, cioè nel senso magari vedi Nico Bellic che dice che vuole risolvere i problemi, che vuole essere buono, roba del genere, però poi dopo esce da me, prende la macchina e comincia a ficcare sotto la gente. Esatto, perché è GTA, capito? Esattamente il problema che c'ha, però un personaggio, perché gli altri due invece sono giustificati, perché sono già tutti e due da malavita, sono già tutti e due inseriti in un contesto, cioè sono già manicoldi. E infatti su questo sì, però nessuno, anche il manicoldo più manicoldo non va in giro a ficcare sotto la gente, capito? No, ma è infatti che ci fizza sotto la gente, perché se tu, cioè per dire, io ero così in questo capitolo, ero così scimmiato che quando giocavo per esempio uno dei due io facevo cioè rispettavo i semafori, gli stop, cioè ero proprio, giocavo, guidavo come se guidassi nella vita reale, per dirti. Sì, sì, te sì, vabbè. Ma io parlo per la mia esperienza, cioè cosa che non mi è mai successo negli altri. Gli altri mi è sempre fregato se qualcuno mi tagliava la strada, piavo e gli sparavo. E perché io ho capito, ah, vaffanculo, mi ha dato fastidio questa cosa. Anzi, invece adesso, in base a chi giocavo, sono stato più attento. Comunque, mi sto dilungando pure troppo, però per fortuna avete aggiunto voi, farcito bene. Però lo consiglio perché comunque è proprio la summa, è la summa di tutto quello che ha fatto Rockstar nell'ultima generazione, perché dentro c'è Max Payne, chiaro e semplice, c'è Le Noir e va bene, c'è Red Dead Redemption, cioè, sembra che ogni gioco che hanno fatto negli ultimi 4-5 anni sia stato propedeutico per questo, sembra che quelli erano proprio prove e per arrivare a questo. Beh, sono un'altra sperimentazione. Esatto, ed è veramente, è una delle poche volte che io in un free roaming ho voglia magari di girare, cioè adesso forse farò un cambio di console, insomma, c'ho proprio un po' di dispiacere nel darlo via, con tutto che non ci giocherò, cioè non penso di riprenderlo in mano, a meno che non faccio, poi vabbè c'è una scelta finale che, anzi poi Mirko dopo fuori ne parliamo magari, insomma ci sono delle, un'evoluzione poi alla fine della trama, però ecco, a parte che ho finito quasi all'80%, vi voglio dire, insomma, mi mancano qualche collezionabile, qualche cazzata, quindi le missioni ho fatto. E per cui alla fine della fiera, se vi capita sotto mano, prendetelo, anche perché non se siete gente che fa i giri con gli usati, con GameStop e tutto, non vi si sbalda, quindi insomma, lo consiglio. Perché l'hai giocato? E andando veloce, continua 360. Allora, e dicono che sul TS3 sia un po'. No, sono andato a comprare io. Ah, ok. E, per il resto, ho continuato The Newsroom. Vabbè, fino adesso ancora vale. Finora ancora vale, quindi lo continuo. E ho preso, non mi chiedete perché mi sono, diciamo, svegliato con questa voglia. Ho preso Tetris per iOS. Bello. Sia quello a pagamento per iPhone, e poi il Blitz, che è quello, diciamo, social. Ed è mi è risalita la scimmia da Tetris. Quindi ve lo straconsiglio, anche il Blitz, però insomma il funzionamento è lo stesso, solo che hanno aggiunto delle modalità a tempo, e poi quella base fai praticamente lo stesso procedimento del Tetris vecchio, solo che per mandare giù fai lo swipe in giù per aumentare la velocità di caduta del pezzo, e poi c'è il tasto per girarlo.
Invece un'altra maniera di gioco che me ci ho messo un po' a capirla, appena ho capita devo dire che ho goduto, dove forse era già comparsa, ma io non giocando Tetris da anni, insomma, non lo posso sapere. Il pezzo non è che comincia a scendere, sta fermo, ti fa vedere che pezzo comunque non lo so se scende, forse scende, sì. Vabbè, insomma, voi alla fine sulla base su dove poi andranno a cadere i pezzi avete le proiezioni dove potrete metterlo, dove potreste metterlo. Hai solo un tempo per determinare dove cliccare per farlo. E lui ti fa vedere l'ombra, cioè la sagoma di dove potrebbe andare, e spingendo sullo schermo lui ti dà tutte le possibili, sono 4 opzioni a botta, 3 o 4, e tu puoi decidere, diciamo che prima o poi quella dove vuoi, dove hai visto te c'è ciccia fuori, esce, spingete su quella zona lì e lui lo fa cadere, che è per il touch ovviamente un'interfaccia interessante, perché non ci avete bisogno di swipeare, di fare giri con le dita e tutto, è molto più intuitivo. E ci sono delle in base a questo poi hanno aggiunto dei power up che ne so, la calamita che sposta tutti i buchi, li chiude spostando tutti i quadratini che formano i pezzi avanzati, li chiudono tutti da una parte, oppure il laser che taglia alcune linee, insomma ovviamente l'hanno un po' evoluto, però insomma, se dovesse capitare anche su Android, forse credo ci sia, ve lo straconsiglio, perché è veramente il gioco d'accesso, il gioco da... Sì, però rischia di diventare un trip, in effetti. Quello sì. Però, insomma, devo dire che è proprio quel mordi e fuggi che proprio prende anche delle ore, non te ne rendi conto. Quindi. E passo la palla a Bruno. Ok, ciao a tutti. Allora... Ciao. Io avevo da consigliare innanzitutto è Bittersweet Life, che mi sa che l'ha consigliato Gianmarco in chat, che dice che è un revenge movie orientale molto bello, quindi ve lo consiglio, poi fateci sapere se vi piace pure a voi. Io non l'ho visto, quindi lo consiglio a scatola chiusa. E poi ho iniziato a giocare Batman, quello nuovo, Arkham Origins. E in giro si sente molto dire che è un more of the same. Io per adesso ci ho giocato 2 ore, che praticamente sono arrivato, diciamo, al primo scontro con un boss. La metà del gioco. No, credo che sia proprio, non dico l'introduzione, però quasi. Poco c'è male. E dai, è ben fatto, non è fatto dallo stesso team di Arkham Asylum e Arkham City. Però a me onestamente di sti Batman piace un casino il sistema di combattimento, infatti con gli altri due, cioè io sono uno che con gli altri due si metteva nelle mappe quelle dove si fa ammazzate e basta e ci passava le ore, perché proprio mi piace quel sistema di combattimento lì, quindi a me basta poco per farmelo piacere. Se invece siete di quelli che vogliono anche la trama e tutto quanto, per adesso mi sembra che sia un po' inferiore al secondo. Il secondo mi è piaciuto molto anche a livello di trama, di ritmo e tutto quanto. Per adesso, ribadendo che sono ancora all'inizio, mi sembra un po' più blando rispetto al secondo, che era un po' più ritmato. Però se siete appassionati appunto di quel sistema di gioco là, è sempre lui, quindi è come dire, è uscito un nuovo Call of Duty, se siete appassionati di Call of Duty prendetevelo, se no passate avanti magari, eccetera eccetera. Poi ho giocato a Cider Arcade, che appunto è, visto che prima parlavamo di giochi indie italiani, è un gioco indie italiano che è uscito già da diverso tempo, solo che di recente è stato pubblicato anche su Steam tramite Greenlight. È praticamente una specie di clone di Defender, perché è un po' come il gioco di Tommaso Gatsu, cioè nel senso che ci stanno queste aree dove ci si può spostare a destra e a sinistra, si può sparare in entrambe le direzioni. È molto ben fatto a livello di grafica, anche a livello di giocabilità. Le prime versioni erano molto difficili, invece mi ci sono fatto una partita bella lunghetta quando l'ho preso su Steam. E devo dire che mi ci sono anche divertito. Quando ci giocai all'inizio era bello, però era abbastanza frustrante, invece rigiocandolo adesso a distanza di tempo mi ci sono divertito. L'unica cosa è che è un po' come si dice in italiano, rough on the edges, cioè un po' grezzo, ci sono alcune cose che andrebbero sistemate proprio a livello di polish, più che altro dal punto di vista sonoro, perché
a volte, poi non so se è un problema del computer, della mia configurazione, a volte partivano musiche che si sovrapponevano l'una con l'altra, oppure quando partiva l'astronave non si sentiva nessun effetto sonoro, tipo razzi, niente. E diciamo che queste cose qua, però per il resto molto carino. Se vi piace quel tipo di gioco old style, magari dateci un occhio, buttateci un occhio, perché merita, è molto ben fatto, la grafica è molto bella, molto carina, quindi buttateci un occhio. E poi per il resto che dire, vabbò, consiglio come al solito Media Int se vi volete vedere Netflix qua in Italia. E tra l'altro, se vi volete vedere Netflix anche con iPad o altre robe che non supportano plugin, potete provare, ho trovato sto sito che si chiama 1DNS, che praticamente per $5 al mese vi dà un basta mettere, basta cambiare il DNS all'interno del router oppure qualsiasi dispositivo, e potete vedere, potete accedere a Netflix, Hulu e tutto quanto. Quindi nel mio caso prima con l'iPad non potevo vedere Netflix, adesso lo posso vedere, infatti è stata proprio la fine. E con Netflix mi sto vedendo The Office, mi sono visto, ho iniziato a vedere la serie, sto vedendo la serie americana, che all'inizio era proprio la brutta copia di quella inglese, però adesso diciamo dopo 3 stagioni sta assumendo un suo perché, quindi vi consiglio questo se non lo conoscete, se non l'avete visto. E con questo passo a Mirko, vai Mirko. Allora, io ho settimana pochissime cose perché ho cominciato su Remember Me sul Plus e sono arrivato credo un po' dopo metà gioco, e tutto sommato come gioco a me sta piacendo abbastanza. Probabilmente a livello proprio di idea riprende tantissimo da Strange Days, non so se ve lo ricordate, il film Ricordo. Che ormai c'è qualche annetto, in cui si giocava sui ricordi e la possibilità di cambiare. Com'è che si chiama l'attrice lei di Strange Days, che no. È pure tipo una rockstar lei? Sì, la Juliette Lewis. Bravo, sì, lei. Sì. E comunque c'è una delle ambientazioni più curate degli ultimi anni, cioè c'è questa Parigi futuristica che è veramente bella, come giri tra le bancarelle, proprio bella, e diciamo che quello da solo fa secondo me un 80% del gioco. Il resto è un mix tra il solito Uncharted, più o meno come salti e livello di piattaforme, e uguale Arkham della serie Batman per quanto riguarda i combattimenti. Purtroppo i combattimenti sono di un legnoso pazzesco, cioè proprio a livello di animazioni, combo eccetera, è veramente legnoso, però c'è questo sistema di combo personalizzato in cui si possono proprio inserire vari tasti che noi andiamo a usare, che è interessante, dà un pochino di tatticità agli scontri, visto che per uccidere certi nemici servirà una determinata combo, per altri un'altra serie, ed è interessante anche il fatto che l'energia si rigenera appunto arrivando alla fine di una combo con diciamo dei colpi di tipo rigenera. Questo dà un pochino di profondità e abbastanza interessante come gioco, ve lo consiglio comunque, perché secondo me è passato un po' troppo sottotono. In realtà, cioè, è un ottimo gioco alla fine, non è... Oh, addirittura. Sì, beh, perché poi se te lo regalano... Sì, a parte probabilmente anche quello avrà influito. Comunque io ero prontissimo a prenderlo quando ho scoperto il giorno in cui non l'ho trovato a GameStop, e mi ha detto, non mi ricordo se Andrea o Vincenzo mi hanno detto poi, no guarda che esce tra tipo 3 giorni su Plus, allora ok aspetto, però si lascia giocare molto bene, è un gioco che scorre, non è mai frustrante, io lo sto giocando a livello di difficoltà alto ed è una sfida giusta, senza mai, non arriva mai a essere proprio frustrante. E poi complice il fatto che non ho trovato Dark Souls, perché sembra che la Prepare to Die Edition, che dovrebbe essere l'ultima, non so se qualcuno ci ha giocato, qui almeno praticamente introvabile, ho anche provato a cercare su un po' di store in giro a un prezzo un po' umano e non si trova, e ho ripiegato su Castlevania Lord of Shadow. Scusa, che gioco cercavi? Dark Souls, la Prepare to Die Edition, però. Okay. E invece ho ripiegato, dicevo, su Castlevania, che si è rivelata una discreta sorpresa, nel senso che è God of War. No, a me sta piacendo. Te, Bruno, mi pare ci hai già giocato, vero? Sì. Beh, sta piacendo proprio parecchio. Anche lì credo di essere arrivato intorno al quinto capitolo, mi sembra sono una decina, poco più.
Però è God of War con un minimo di tattica in più, l'ambientazione è molto bella, funziona bene, e la cosa che lì un pochino forse mi dà un po' più fastidio è che è un po' rozzo a livello tecnico, nel senso che rallenta, la telecamera è bloccata e a volte ti inquadra delle parti completamente inutili ai fini dell'esplorazione e non la puoi muovere in nessun modo. Ma per cosa lo stai giocando? Su 360 io l'ho preso. Sì, su 360... No. Scatticchi abbastanza. Ci sono quelle situazioni con la telecamera un po' lontana che sì, non è proprio un capolavoro di fluidità, però merita, cioè mi sta prendendo abbastanza e chiudo qui. Ma Deadly Premonition non l'ha giocato nessuno. Sì, ma infatti è appena uscito su Steam. Volevo dare sta notizia, è uscito su Steam, però costa 20 euro, quindi aspettiamo un altro po'. No, è una Director's Cut, l'hanno rilavorato un pochetto. Noi abbiamo fatto un video sul canale YouTube di Dietrologia Videoludica, che è un gioco che lascia un po' interdetti, cioè nel senso, vabbè, chi lo difende perché dice che la trama è la cosa fondamentale, l'unica cosa fondamentale del gioco, e che in realtà doveva essere una specie di avventura, solo che poi dopo per necessità di vendita in Occidente ci hanno messo questa parte shooter che in effetti non è old gen, è old gen, cioè proprio ai limiti della PlayStation 1, insomma. Ma anche tecnicamente, insomma, il gioco è piuttosto discutibile, però pare che insomma abbia una schiera infinita di fan che lo amano e lo adorano proprio per la particolarità, sia insomma sull'ironia anche con cui ovviamente approccia questa trama particolare, un po' Twin Peaksiana, molto giapponese. Sì, ma diciamo che Deadly Premonition ci ha avuto la fortuna che è stato recensito su Destructoid da Jim Sterling, che mi sa che gli ha dato tipo 10, perché si è innamorato della trama, del nonsense e tutto quanto, e quindi poi là ha fatto notizie ed è diventato un po' un titolo cult. Posso dire che io per quel poco giocavo 5-6 ore, qualcosa di più, l'ho trovato comunque assolutamente non banale. No, ma non è questo, io non lo metto in discussione. Mi domandavo, o ci siamo domandati ovviamente nel video commentandolo. Quello ancora lo devo vedere per quello. No, ma guardatelo, perché vabbè, a parte che certo, insomma, probabilmente è quello più commentato. In realtà la domanda ci si fa è: ok, a me se non concesso che il discorso sia così strettamente legato alla trama che non si capisce fino a che punto, e poi c'ha quel suo tocco ironico. Ma anche molto dark, molto particolare, quanto però poi ovviamente sto fatto della trama possa essere tanto importante o sufficiente da farti bypassare sto problema del gameplay, che è un gameplay, ma non solo il gameplay, cioè, ovviamente noi abbiamo giocato la versione penso per 360, e cioè, anche i suoni, il loop, anche l'ambientazione, le texture, è veramente roba. Cioè, vedere un fiume blu, cioè, capito, oggi, a meno che non sia una scelta veramente stilistica, e lì ci si domanda quanto sia una scelta stilistica, sembra quasi un pre-render di un lavoro non completato. Guarda, Simone, secondo me si ricollega al discorso che facevamo prima, nel senso che se fosse uscito magari durante l'epoca PlayStation 2, che di giochi così ne uscivano eccetera eccetera, magari sarebbe stato cassato eccetera eccetera. Però, visto che è uscito adesso, in un'epoca che giochi così non ne escono più, è diventato un titolo di culto, proprio perché, nonostante i suoi difetti, questo è un mio parere, una mia impressione, non avendoci giocato. Però, appunto, è il discorso che facevamo prima, visto che adesso questi titoli di questo genere, fatti in questo modo, con questa ampiezza, non esistono più, perché poi comunque ho letto che c'ha tante caratteristiche, tipo che ne so, puoi andare a vedere che cosa fa la gente durante certe ore del giorno, puoi andarci a spiare da dietro le finestre, puoi intrecciare relazioni, eccetera, eccetera, che sono robe che comunque denotano che il gioco comunque non vuoi farlo solamente per fare il gioco a basso costo, che per fare un po' di soldi e via, comunque denotano che dietro c'è una certa visione, una certa giochi di questo genere oggi non ne fanno, ma pure per dire un gioco che ne so per PlayStation 2, un come si chiamava, Haunted Ground, quello che eri la ragazza col cane, quella specie di survival horror,
magari se uscisse oggi un gioco del genere, visto che non escono, all'epoca uscì e non se lo, cioè non se lo filò nessuno, magari se uscisse oggi dire wow, il vecchio, il survival horror come si faceva una volta, cioè, bellissimo, eccetera, eccetera. Di questo discorso che io parzialmente condivido come analisi è che, cioè, fate i giochi di merda così spiccherete rispetto agli altri, questo è un po' giochi di merda fino a un certo punto, diciamo. Ma che di merda sempre tecnicamente, diciamo che è giochi che magari un gioco che... vai scusa. No, vabbè, no, dicevo tecnicamente, cioè di merda chiaramente dal punto di vista tecnico, no? Nel senso la parte comunque delle texture, la parte dell'illuminazione, la parte, insomma, tutta la parte grafica, le espressioni facciali assolutamente inesistenti, cioè tu vedi gente che piange, sta lì e ti sembra che sta, cioè nel senso oggi è assolutamente, per me, poi ovviamente assolutamente improponibile un discorso del genere. Poi dopo è chiaro che dietro, cioè comunque magari dietro a sto cofano arrugginito e scassato, ma magari c'è un motore che è magari comunque il gioco, quindi la storia, il motivo per cui lo giochi, che è talmente splendido che ne vale la pena. Però certo, da quello che ho visto io, capito, cioè, ci troviamo di fronte al punti la pistola, non puoi camminare, cioè nel senso, capito, quindi è un po'... Ti ho detto, la sensazione, animazioni assolutamente approssimative, no? Chiaramente ti trovi di fronte a un qualcosa che non capisci quanto sia fatto apposta o quanto alla fine sia un mascherare come scelta artistica il fatto che in realtà non avevi risorse per fare altro, no? E poi capita pure nei cortometraggi, no? Tante volte mi è capitato di parlare anche con persone che hanno fatto dei cortometraggi, no? Perché ho voluto fare così, ho fatto questa scelta. Poi magari schiettamente gli domandi, ma tu sei sicuro? Cioè, non è che hai fatto così perché in realtà ti è venuto fuori una merda, cioè, e vuoi mascherare il fatto che quella sia l'unico prodotto che tu sei riuscito a realizzare. Cioè, poi c'è anche questo, però non, cioè, nel senso, non lo voglio demonizzare, no, per carità, perché ho visto veramente, è che mi fa veramente specie il fatto che invece di investire magari su un gioco che se veramente è un gioco culto e quindi veramente ha riscosso questo successo, allora perché nessun publisher, nessuno sviluppatore ci si è messo veramente a dire ok, allora reinvestiamoci due spicci, cerchiamo insomma di aggiustare quello che era aggiustabile, perché io so perlomeno che la versione PC che sta uscendo adesso è una versione un po' deluxe, diciamo così, dove alcune texture sono state migliorate, qualcosa è stato un po' aggiustato, ma nella sostanza lo sgrezzume insomma rimane quello che è. Guarda, mi stai facendo cult, venire, poi bisogna vedere in che senso, capito, cioè cult perché magari per 10.000 persone è diventato il gioco da 9.9, capito, stai facendo venire voglia di comprarlo anche se costa 22 euro, perché comunque sai cosa, che un gioco del genere dove... No, ma compra così almeno ce lo dici te come... lo so, però i soldi qua cioè un gioco del genere non lo puoi far, non ci puoi investire tanto. Io tra l'altro quello che sapevo, se non ricordo male, è che hanno iniziato lo sviluppo su PlayStation 2 di sto gioco, poi sì. Hanno avuto difficoltà, è andato a rilento eccetera eccetera, e alla fine è uscito sulle console di questa generazione, PlayStation 3, Xbox 360, anche se poi alla fine la maggior parte del codice, delle texture eccetera eccetera sono quelle della PlayStation 2. Ma comunque quello che volevo dire è che un gioco del genere non riesci a farlo, a farci investire un publisher, perché comunque investimento significa che poi devi, da questo investimento devi avere un ritorno, per avere un ritorno devi avere un pubblico abbastanza ampio, e il pubblico abbastanza ampio quando vede tutte le stranezze, cioè il pubblico di nicchia quando vede le stranezze del gioco le apprezza. Il pubblico ampio invece quando vede le stranezze del gioco le fischia, dice che è sta puttanata e te lo ti appresso. Va un po' sgrassato, capito? Che tu cammini a un certo punto ti appare il pop-up con la scritta capito? Cioè, oppure che ne so, il cambio scena con la schermata di caricamento statica, che ci sono tutta una serie di determinate cose che veramente so. Ma a quel punto rischi proprio di snaturarlo, e a quel punto non ti sì, becchi, sì, no, né infatti, il grande pubblico che comunque c'ha, né gli appassionati, esatto. certo, non sono d'accordo. Però è comunque un fenomeno curioso, nel senso, io a Simone perlomeno, o chi sia, insomma, se cercate il canale YouTube di Ideologia Videoludica, di Deadly Premonition, noi ne abbiamo parlato, ma ci sono delle cose che vanno viste, probabilmente il commento nostro chiaramente un po', come posso dire, smorza.
no, forse diciamo, evidenzia ancora accento, esatto, determinate assurdità che per noi ovviamente possono essere ridicole, no? Perché, per esempio, c'è il vecchio che racconta alla bambina, la bambina si avvicina, c'è questa inquadratura un po' strana, il vecchio che mette la mano sulla testa della bambina e lì c'è... Chiunque avrebbe pensato il peggio, perché c'è un ammiccamento al peggio, cioè su tutta una serie di determinate cose che non so, io l'ho trovato anche divertente per certi versi, però non so se avrei, anche apprezzando comunque il motivo per cui alcuni lo considerano un cult, non so se avrei mai dedicato il mio tempo. Ma scusa, ma diciamolo a sto punto, qual è sto canale, com'è il nickname? No, è Dietrologia Videoludica, basta, cioè, andate su YouTube, cercate Dietrologia Videoludica e vi esce fuori ovviamente il canale, dentro entrate, tra le varie playlist c'è sta ovviamente il video Deadly Premonition e ve lo guardate, insomma dura una trentina di minuti e... c'è un motivo per cui durano tanto questi video, perché in realtà noi accompagniamo, insomma, nella prima parte di gioco analizzandolo. Chiaramente il gameplay è di Giuseppe Saso e il commento è di Marco Guardi e Giuseppe Saso. Vale la pena, insomma, secondo me, se non volete acquistare alla cieca, insomma, almeno vi beccate i primi 10 minuti di gioco, diciamo così, e non Dietrologia Video il canale. Sì, esatto, però vabbè, anche scrivendo Dietrologia Videoludica comunque esce fuori ugualmente, insomma. Va bene, niente, scusate, ho voluto fare questa cosa. Ricordiamo anche di mettere mi piace sul canale, sulla pagina Facebook di Archeologia Videoludica, che state che tra l'altro mancano 6 persone ai 500, quindi ragazzi, mi raccomando, mettete tutti mi piace, così in diretta. Ma a me più che altro mi interessa sapere la vostra opinione su Deadly Premonition, quindi mettete commenti, perché è una cosa che... No, sono troppo curioso, perché ecco, Mario Morandi per esempio mi ha dato già anche te Bruno, mi avete dato già delle spiegazioni che sono più che interessanti. Mancano 3 persone al 500, ammazzavo ragazzi, vedi che stanotte sfondiamo i 500, sarebbe fantastico. Vabbè, dai, scusate, non era per fare pubblicità, ero veramente... 110... No, dico, volevo, concludendo, non volevo fare pubblicità veramente al canale. Ma fai quello che... No, ero veramente fai curioso pubblicità, di sto gioco, perché... come se non ci fosse un domani. Fosse un domani. Un domani, esatto. Che se non ci aiutiamo tra di noi, qua... Una mano lava l'altra. Bene, ma Mirko... Ma Mirko aveva finito... Sì. Ok, allora... Che ne pensa di Deadly Premonition? Esatto, tu che ne pensi di Deadly Premonition? Adesso facciamo un'altra puntata, un appendice di 40 minuti con Mirko che parla di Deadly Premonition. No, è un gioco che mi incuriosisce molto, però prima o poi penso che lo giocherò, guarda. La botta gliela dai, dice. Sì. Io onestamente sono rimasto piacevolmente colpito, però ho giocato appunto 6 ore, sono arrivato... in una insomma, ho fatto qualcosa, ma è veramente fuori di melone proprio. Però quel tipo di gioco, ecco, che giochi con l'amico accanto, secondo me c'è molto più valore in quella maniera. A me l'unica cosa che mi spaventa è che chi l'ha giocato mi ha detto comunque che richiede piuttosto impegno ed è anche abbastanza lungo, e adesso non è lungo, sì, quello sì, non è il momento migliore per me per questi giochi. E poi secondo me, ecco, forse giocarlo con qualcuno è più divertente, perché è un gioco da ride, secondo me, cioè, per certe cose. Ricorda quello che Suda e compagni, perché poi tanti non so di Suda, un po' aveva fatto, insomma. In realtà l'autore di sto gioco ha un nick simile, cioè nel senso rimarca, forse esatto. Ci rimarca molto sta cosa di Suda. E poi è di Morningstar pure, all'inizio si vede il logo che era legato ai giochi di Suda, quindi forse è proprio una scuola, ma non lo so, parlo proprio da ignorante. Comunque, insomma, siamo arrivati pure oggi alla conclusione di questa puntata. Io andrei a cominciare depressurizzare, insomma andiamo in uscita. Sì, andiamo. Questa è stata la puntata 65 di Free Playing, ormai è mercoledì 30 ottobre, perché abbiamo passato la mezzanotte. Notte di Halloween. Esatto. No, domani. No, il 31. Il 31. Vabbè, ok, la notte di Halloween. Il 31, che se non ci avete niente da fare, c'è la diretta di Dietrologia Videoludica. Esatto. Ma diciamo, e il canale. Sempre sullo stesso canale YouTube. Non ne usciamo da questa cosa del canale. Ma la diretta che cosa fate? Parliamo dei giochi di paura che ci hanno fatto tanta paura nella storia dei videogiochi.
Ma dico così, è una puntata a cazzarella, tanto per anche stanziare. Video, solo audio, cioè fate gameplay in diretta? No, è diretta solo audio, no? È come questo in pratica, cioè, nel senso, questo fantastico Venga. Appuntamento con Free Playing che ci ha insegnato molto questa trasmissione da questo punto di vista. Hai visto? Quindi, cari amici, speciale Halloween, non mancate. Speciale cosa ha insegnato Free Playing che noi non sapevamo. Allora, come ci sono sei, Bruno Barbera? Ciao, mi trovate su www.cianzo.it, www.indivolt.it, ciao, Bruno Bisettano su Twitter. Ok, Mirko e Federici Grande Fumettista, e dove allora, troviamo? Mi trovate su Mirko-Pierfe su Twitter e mirkopierfederici.tumblr.com. E poi Simone Pizzi. Pizzi Simone su Twitter, Simone Pizzi su Facebook, vabbè, poi Archeologia Videoludica, Dietrologia Videoludica, Archeologia Informatica, Italian Podcast Network, grazie e mazzi, arrivederci, grazie. Dai, è pieno, va bene, io sono Simone Cognome, mi trovate su Twitter con Simone Cognome, ce lo cercate, oppure Ben Malaussene, e su, appunto, ogni tanto su Dietrologia Videoludica quando scriverò, su The Shelter quando riscriverò, su vogliodiventaregrande.tumblr.com dove avrete i link alle cose che scriverò quando le scriverò, e niente, ricordatevi che noi siamo su www.freeplaying.it e che la nostra posta del cuore di Simone è info@freeplaying.it, mi sembra, e ci trova, ok, metteteci le 5 stelle su iTunes, andate, cercate Free Playing su iTunes, mettete 5 stelle se no, e scaricate più volte, così magari ci fate riarrivare ai primi posti dalla puntata, e iscrivetevi al forum che trovate sempre su freeplaying.it, donate, c'è il tasto donate freeplaying.it. Salutiamo anche i caduti. Scusa Fabio, un secondo Simone, volevo ricordare anche, visto che ce lo chiedono in molti, se volete le puntate ancora non editate eccetera eccetera, andate sul forum che c'è il topic apposta con le puntate raw, così potete sentire tutti i rumori, tutto quanto bello, proprio grezzo, se non volete Verace. Aspettare gli edit, sì stanno tutte là, quindi mi raccomando. E adesso vi saluto con questa notizia: Giovanni Mucciaccia accusato di satanismo. Dite ciao ciao ragazze. Ciao Giovanni, ciao. Mucciaccia, ciao, ciao.